Ok, benvenuti a tutti. Sono felicissima di avervi qua. Allora, TAZ, è un laboratorio dal basso nel quale abbiamo creduto molto e siamo felicissimi che, insomma, sia passato e adesso, con questa prima giornata, insomma, cominciamo le danze. Questa mattina abbiamo con noi ospite Valeria Faril e niente, oh mio Dio, io mi emoziono sempre troppo. Allora, due parole sullo spazio nel quale vi trovate. Questo è un laboratorio urbano. Con TAZ abbiamo proseguito un discorso di rete tra laboratori urbani. Difatti, questo è un primo appuntamento qui a Palagiano che ne prevede un altro la settimana prossima, cioè oggi, domani e poi mercoledì 28. Il 30 ci spostiamo a Bitonto, presso le officine culturali, che è un altro laboratorio urbano. Mentre nella prima settimana di febbraio, quindi 5, 6, 7, saremo alle manifatture CNOS di Lecce. È ovvio che l'idea è quella di seguire in toto l'intero percorso, perché quello che abbiamo cercato di fare è, come dire, dare un punto di vista a 360 gradi di quello che può essere il sistema dell'arte contemporanea. Ovviamente la Puglia, da questo punto di vista, è completamente ai margini, perché se pensiamo che è un sistema che in linea di massima da Milano in su ha un suo mercato, ma sotto la cintura di Milano le cose non sono proprio delle più favorevoli, soprattutto per gli artisti, per gli emergenti, per chi cerca di avviarsi in questa professione. Quindi la nostra sfida è quella di avviare almeno le basi per un sistema dell'arte contemporanea in Puglia. È un percorso che si è iniziato già con TULab, Spazio per le Arti Visive, e che prosegue. Ovviamente il progetto TULab è nato senza finanziamenti, alcuni di voi lo sanno perché hanno partecipato. Noi lo facciamo per passione, perché ci crediamo, perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno per noi. E quindi niente, passo la parola a Domenico Centonze. Sì, grazie. Buongiorno, anzitutto benvenuti. Ecco, io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dello staff di Laboratori dal Basso, che alla fine è questa iniziativa regionale, che oggi ci permette di essere qui. Ecco, vorrei spendere giusto due parole su questa iniziativa. I laboratori sono Laboratori dal Basso, come dice lo stesso nome, sono dei percorsi di apprendimento creati, progettati completamente dal basso, quindi con una logica bottom-up. Sono gli stessi proponenti, alla fine, a creare dei percorsi di apprendimento sulla base delle proprie esigenze formative, identificando per l'appunto il cosa imparare, il chi, quindi identificando i migliori docenti da cui imparare, docenti che possono venire da qualunque parte del mondo, e anche il come, quindi le modalità formative. E quindi, diciamo, il Laboratorio dal Basso quello che fa è semplicemente comprare, tra virgolette, i docenti e portarli qui in Puglia, a casa nostra, affinché possa avvenire questo trasferimento di conoscenze e quindi arricchire, diciamo, e colmare le esigenze formative delle giovani associazioni, delle giovani microimprese pugliesi. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni: ci sono i laboratori, per l'appunto sono dei percorsi più o meno strutturati, ecco, formativi, che possono avere una durata di massimo 100 ore. Ci sono le testimonianze, che sono invece degli incontri one shot brevi con i protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria, sempre in qualunque settore, ecco. E poi una terza iniziativa, che è un'iniziativa di mentoring, in cui praticamente ci sono, diciamo, dei piani di affiancamento tra una giovane realtà, quindi una giovane associazione, una giovane microimpresa, a cui viene affiancato, sempre con una logica dal basso, quindi il matching, mentore, giovane realtà viene sempre dal basso, quindi il mentore
affianca la giovane realtà in un percorso per l'appunto di affiancamento, donando a beneficio dei giovani la propria esperienza, la propria conoscenza, la propria rete di relazioni. Ecco. Queste tre iniziative sono attualmente in chiusura, si concluderanno tutte le attività entro il 31 gennaio, salvo qualche piccolo, diciamo, qualche piccola lezione, un piccolo strascico per le prime due settimane di febbraio. Comunque, qualora siate interessati anche ad altri corsi, percorsi formativi, quasi tutti sono trasmessi anche in diretta streaming, perché abbiamo laboratori sparsi in tutta la Puglia, su qualunque settore, quindi l'invito è a tenere monitorato il nostro sito internet laboratoridalbasso.it piuttosto che la nostra pagina Facebook di Laboratori dal Basso. Grazie ai proponenti sicuramente per aver voluto e quindi per aver proposto e progettato questa proposta di laboratorio, grazie ai docenti, ecco, per aver accettato l'invito a essere qui, e naturalmente a voi per essere presenti. Buon laboratorio a tutti. Sì. Allora, a me dispiace solo che non sta facendo in tempo ad arrivare Francesca Greco, che poi è il presidente dell'associazione che in realtà ha reso possibile questo laboratorio dal basso. So che sta arrivando, però ho avuto dei problemi all'ultimo minuto, insomma arriverà presto. Okay. Volevo solo ringraziare, insomma, far presente questa cosa. Okay. No, io ce l'ho. Sì. Grazie Margherita, grazie Domenico. Grazie a voi anche di essere qui. Mi metto qua perché sento che c'è un robot nel mezzo, se poi magari arrivano altre, se non arrivano altre persone vi chiederò di spostarvi più avanti perché vi sento troppo lontani così. Allora, io sono Valeria, datemi del tu, e l'unica altra condizione che c'è per questo corso è che dovete interrompermi continuamente, perché mi piace tanto essere interrotta da domande, dalle vostre esperienze, da qualsiasi cosa. Non mi piace fare i corsi dove io sto lì seduta a parlare e voi siete lì a scrivere tutto quello che dico. Vorrei avere una dinamica un po' più da discussione di gruppo, no? E siccome per adesso siamo pochi, perché non iniziamo a ognuno a presentarsi, magari dire nome, che cosa fa, se fa l'artista, che tecnica usa e magari da dove venite, perché io è la mia prima volta in Puglia e non conosco bene la geografia. E dopo mi presento io e si inizia formalmente con il corso, d'accordo? Puoi iniziare te? Sono Giulia, sono di Bari, ho 25 anni, non sono un artista. Mm-hmm. Mm-hmm. Per cui sono in attesa di cominciare un master, forse, e quindi ovviamente ero interessata a questo percorso, perché anche se, diciamo, da adepta e non da artista. Perfetto. Il corso è più indirizzato agli artisti, ma a te mi sembra che ti sarà comunque molto utile. Appunto per capire che cosa devono fare gli artisti, no? Per dentro il mondo dell'arte. Ma mi sa che serve per lo streaming. Accendilo? Forse no? Sì, si sente? Mm-hmm. Io sono invece una laureata dell'arte, ma anche il mio percorso prevede la partecipazione di un master nei prossimi mesi. Un master che si occupa di museologia e geografia. E anche io sono venuta qui per capire anche quali sono le esigenze degli artisti, come si muovono loro all'interno del circuito dell'arte, quindi magari poter rispondere adeguata. Perfetto. Perché penso che appunto da questo scambio si possano trarre dei vantaggi, proprio perché si crea un'intesa tra le due. Sì, 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 senza dubbio. Collaborare. Bene. Sì, adesso sì. Ciao Valeria, sono Vincenzo.
vengo da Massafra, un paese a 8 km più o meno da Palagiano, anche se vivo a Lecce da ormai quasi 10 anni. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Lecce mi sono soffermato a Lecce perché credo che, essendo una città molto più attiva rispetto alla provincia, rispetto alle zone limitrofe, ci possa dare qualche possibilità in più, ecco, un approccio in più anche per quanto riguarda Expo e cose del genere. Io sono un artista, dipingo, faccio pittura, per il momento almeno mi sono soffermato sulla pittura, e lavoro sia con tecniche tradizionali che con la grafica. E niente, la mia pittura è figurativa, ma non solo, ecco, cerco di mettere insieme il figurativo ma anche l'astratto, dipende come mi va. Porto avanti una mia ricerca artistica e poi, se avremo modo, vi farò vedere qualcosa, ecco. Sì, grazie. Magari domani, quando finiamo la lezione, se c'è un po' di tempo, quelli che siete artisti, portate un po' di materiale, così si vede, si discute assieme. Ok, senza problemi, grazie. Ciao a tutti, io sono Francesco Carella, sono musicista, polistrumentista, e seguo da 2 anni circa vari progetti, alcuni personali e altri che si spostano verso il sociale. E quindi niente, mi interessava questo laboratorio per capire appunto le dinamiche per poter promuovere appunto l'arte attraverso, penso, web, no? Uh-huh. E quindi ad esempio il fatto di partire, diciamo, da zero e arrivare ad esempio a riuscire a incidere un disco, no? Per dire, solo con la forza del crowdfunding. Questo è un mio obiettivo, diciamo così. E niente, poi siccome penso di muovermi molto a livello sociale, perché aiuto anche altri artisti a sostenersi, e quindi porterò quello che esce da questo laboratorio anche agli altri, quindi questo lo volevo far sapere, grazie. Okay. Senti, il corso è più, questo mio corso è più per artisti visivi, mm-hmm, o plastici, però troverai comunque diversi elementi che ti aiuteranno. E il crowdfunding lo toccherà in maniera più approfondita Alessandro Raveggi nel corso del pomeriggio. Comunque io parlerò anche di elementi di promozione che sicuramente a te ti saranno utili. Sì, sì, certo. Grazie. Ciao a tutti, sono Grazia, vengo da Bari, provincia di Bari, e sono un'artista, mamma artista. Quindi mi sono approcciata all'arte, vabbè, da sempre, ho fatto studi artistici, accademia, liceo artistico, eccetera. Poi ho lavorato e una volta lasciato il lavoro mi sono riapprocciata al mondo dell'arte. Naturalmente con i miei tempi, però volevo, siccome non riesco più a fermarmi, volevo formarmi meglio in questo ruolo. E ho trovato l'occasione e cercherò di sfruttarla al massimo. Bene, perfetto. Ciao, sono Luisa Valenzano, anch'io sono un'artista figurativa. Anche io condotto sono della provincia di Bari, quindi anche come Grazia. Potete togliere, sì, quella borsa che non... Ok. E quindi dopo il liceo artistico e l'accademia abbiamo sempre, cioè, continuato a lavorare, quindi come pittori, come artisti in generale. Ho esposto diverse volte anche nel laboratorio con il progetto di TuLab dello scorso anno. Margherita mi ha agguantato tra gli altri artisti, insomma, è stata una bella esperienza, molto molto interessante, perché mette insieme, vabbè, l'avete già visto più o meno, mette insieme gruppi di artisti, di curatori, di spazi pubblici, creando una rete di artisti. Quindi io continuo in questo progetto con lei, o comunque anche fuori con altri progetti, perché insomma l'artista poi continua
per tante strade e quella giusta poi arriverà, insomma. Va bene. Vai. Okay. Si sente l'ottimismo qua giù. A Firenze non, la gente non, è molto negativa, io non sono abituata. Sei di suolo. Qui c'è poco e quel poco lo devi far... No, ma secondo me nel carattere dei fiorentini, eh? Ah. Perché sono negative un po' in tutto. Continuiamo. Ok, ciao, io sono Maria Grazia Carriero e sono di Palagiano. Sono un'artista e lavoro da diversi anni, non posso catalogare, diciamo, la mia preferenza a livello di linguaggio, perché di volta in volta, a seconda della tematica, utilizzo video, installazione, a seconda appunto del mezzo che meglio possa esprimere, diciamo, la mia ricerca. Tento un attimo di sintetizzare, diciamo, la poetica, che è basata, diciamo, sul concetto di virtualità. Quindi ho iniziato a realizzare diverse opere legate alle diciamo tecnologie, quindi sul linguaggio in codice, e poi diciamo parallelamente ho sempre mandato avanti questa ricerca sulla virtualità legata ad un aspetto più antropologico, quindi legato un po' anche a tutto ciò che può essere considerato virtuale come immateriale, e per capirci sulla superstizione, per esempio. E quindi ho deciso poi di seguire questo corso, anche perché penso che in questo caso saranno, diciamo, esplicate diverse situazioni che normalmente vengono acquisite con l'esperienza, e quindi sarebbe interessante invece leggerle come un manuale vero e proprio di istruzioni. Quindi ci saranno sicuramente molte cose che, come appena detto, sono diciamo abbastanza lasciate così tra virgolette, invece qui penso che saranno abbastanza chiarite. Ok. Ciao, io sono Manuela Goffredo, sono laureata in conservazione di beni culturali e specializzata nel settore del turismo. Sono presidente di un'associazione culturale qui a Palagiano, e reduce di un importante progetto vinto con la Regione Puglia, un progetto di residenze d'artista, quindi sull'arte contemporanea, e in fase conclusiva a breve con la presentazione del catalogo di quello che abbiamo fatto. Bello. Quindi sono qui, anche se non sono un artista, però sono interessata al mondo dell'arte contemporanea e all'organizzazione degli eventi. Perfetto. Te? Sì. Allora, vabbè, mi chiamo Serena, dipingo anch'io, ho fatto liceo artistico, però non ho continuato l'università. Vuoi o non vuoi, anche per la carenza di lavoro che c'è qua, e poi comunque l'ambito artistico è una cosa che mi piace, diciamo che nei momenti di vuoto del lavoro creo tele e le vendo, si può dire. Solo che diciamo che questa cosa, non so se è perché Palagiano o se è perché comunque l'arte è sempre stata una cosa da capire, come dicono tutti. Quindi diciamo che non è che frutta chissà cosa, oppure c'è giusto qualcosina per poter arrangiare nelle tue cose. Quindi quando ho saputo di questo corso ho detto, beh, proviamo, magari può aiutarmi a sapere qualcosa che non so, oppure a indirizzarmi meglio se sbaglio qualcosa. Questo è quanto. Ok. C'è qualcun altro che è arrivato? No, vero? Allora, il microfono lo metto qui, così se qualcuno vuole dire qualcosa, eccoci. Allora, mi presento io. Io sono Valeria Faril. Aspettate un secondo che accendo qui. Presentazione. Dove si mette la presentazione del PDF? Te lo sai? Non sono più abituata. Nel frattempo. Io sono Valeria Faril, sono messicana, non sono spagnola.
Vivo a Firenze da diversi anni, faccio un po' avanti e indietro, anche se ora il mio programma è di restare stabilmente perché sono diventata mamma da 2 mesi, magari più tardi anche conoscerete all'erede. Io sono una scultrice, cioè io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Firenze, sono arrivata a Firenze per altri motivi, però poi sono rimasta a fare l'Accademia, per me è stata una grande delusione. Cioè sono arrivata a Firenze pensando alla culla dell'arte, no? Una capitale artistica. Voi lo sapete sicuramente, io non lo sapevo, venivo dal Messico, cioè, avevo 19 anni, ero troppo giovane, però per me è stata una grande delusione perché anche se ho imparato molta tecnica di scultura, nessuno mi ha mai spiegato nulla, nulla. Cioè i professori non c'erano, immagino che sarà più o meno uguale qua, non so, no? I professori non c'erano, i materiali non c'erano, dovevo imparare dagli altri studenti, dovevo andare a chiedere come funzionavano le cose, gli strumenti, eccetera, eccetera. E quindi mi sono sentita persa tutto il tempo, completamente persa. E dopo un po' ho capito che ero più brava a promuovere il lavoro dei miei amici e degli altri studenti che a promuovere il mio lavoro, perché quando la gente mi offriva magari di fare una mostra o mi dicevano guarda che c'è questo concorso, io dicevo io non sono pronta, devo finire il mio percorso, devo andare più avanti, non ho abbastanza sculture. Questo succede molto tra gli artisti, a qualcuno è successo questo? È una scusa, non è vero, ora mi rendo conto, non è vero. Io dicevo, no, è una decisione molto matura, adesso non sono pronta. No, è paura, quella è paura. E allora ho iniziato a fare piccole mostre per i miei amici, per gli altri ragazzi dell'Accademia, e mi è piaciuto proprio tanto. E ho iniziato a lavorare in una galleria che si chiama la Galleria Alessandro Bagnai, che almeno in Toscana è molto importante. Io sono entrata lì per fortuna perché avevo esperienza zero, solo perché quando ho mandato il mio curriculum stavano licenziando le 2 ragazze che lavoravano lì e quindi hanno preso la prima che è arrivata ed ero io, che non sapevo fare nulla dentro una galleria. E lì ho iniziato il mio percorso, cioè con le fiere, da lì sono andata ad altre gallerie, poi sono andata in Messico, a qua ho lavorato con un curatore giovane che si chiama Lorenzo Bruni, che adesso sta facendo diverse cose, vi consiglio di seguirlo un po' perché è una persona che sa muoversi molto e secondo me crescerà, diventerà importante. E con lui ho avuto la fortuna di lavorare con artisti abbastanza importanti come Franz West, Tino Segal, di artisti contemporanei. E nelle gallerie ho lavorato anche con Cunellis, con Enzo Cucchi, con, ora non mi viene in mente nessun altro, però Pavel Altamer, se lo conoscete. Poi sono stata in Messico e sempre qua, in Messico ho lavorato nel Museo d'Arte Contemporanea con la curatrice della collezione, nel Museo d'Arte Moderna, in altre gallerie che non le nomino nemmeno perché no, sono in Messico. E ho lavorato con il curatore della Tate Gallery a Londra, che mi ha invitato anche a lavorare a Manifesta con lui. E, vabbè, più o meno tutto, cioè questo è tutto. E lavorando nelle gallerie, io mi sono resa conto che gli artisti non sanno come avvicinarsi né ai galleristi, né ai collezionisti, né a nessuno, no? Cioè, perché? Perché nessuno ce lo insegna. Lo so io che ho fatto l'Accademia, nessuno. Adesso l'Accademia hanno fatto a Firenze, hanno fatto una lezione di marketing dell'arte, però ho sentito dai ragazzi che l'hanno frequentato che è una lezione che non è un po' vuota, non insegna queste cose. Quindi ho fatto questo corso apposta per insegnare ai ragazzi come si devono presentare, come si devono avvicinare, come si devono muovere nel mondo dell'arte, perché sono cose che per me sono molto semplici, magari evidenti, perché io mi muovevo lì, però a volte vedevo un povero ragazzo che arrivava alla galleria col suo portfolio, no? La paura negli occhi, che non sapeva nemmeno da dove andare, che cosa dire, eccetera, eccetera. Ed è una cosa abbastanza semplice, sono delle regole a seguire, che poi si possono rompere, perché nel mondo dell'arte non è che uno deve fare le cose così, 1, 2, 3, 4, no? Cioè, tutte le regole hanno la propria eccezione, quindi tutto quello che dico io potete anche non farlo, se volete. Se lo fate bene in un altro modo, va benissimo.
Io vi dirò semplicemente più o meno quelle sono le cose che aspettano le gallerie, i collezionisti, i curatori, come funzionano le fiere, eccetera, eccetera. Tra l'altro so che c'è un altro corso di Ivan Quaroni, no? Qualcuno lo frequenterà a Lecce? Ok, anche lui avremo dei contenuti simili in un momento, perché anche io parlerò di curriculum e di portfolio, quindi dovrete complementarlo, cercherò di, credo che lui lo farà in maniera un pochino più approfondita, quindi saranno due punti di vista, ma saranno più o meno uguali, d'accordo? Ok, allora, avete qualche domanda su di me o... Sì? Prende il microfono, perché... Volevo dire che, almeno per quanto riguarda me all'Accademia di Belle Arti di Lecce, quello che ho constatato è che non c'è nessun orientamento, quello che avviene invece nelle altre facoltà. Non c'è un orientamento, lezioni di marketing, eccetera, eccetera. Cioè, una persona che comunque frequenta l'Accademia di Belle Arti deve saper autopromuoversi in qualche modo, capire pure dove andare a parare, sì, insomma, dove andare a proporre il proprio lavoro, ed altrimenti resta sterile. Perché, cioè, in Italia, io ho cercato su Google, no? Questo corso che faccio io, l'ho visto, cioè, lo faccio io, lo fa Quaroni, lo fa magari un'altra persona, però sono sempre dei corsi piccoli, non è che sono a livello istituzionale. Ed è un grande errore preparare i ragazzi a come fare una scultura, come fare una pittura e poi lanciarli nel vuoto. Certo. Perché allora quelle persone magari non faranno gli artisti, dovranno fare un altro lavoro, i camerieri, o andare a lavorare con il papà e così, e fare l'arte nel tempo libero. Allora non si creano artisti. Certo. Quindi è scoraggiante. Poi alla fine comunque, pur di promuoverti, vai a metterti in mani che magari sono mani sbagliate, che speculano, che comunque non valorizzano la tua arte. Ad esempio, l'ultima mia esperienza che ho avuto è con l'amministrazione comunale della mia città. Ho partecipato a un concorso e hanno assegnato il premio non perché volessi vincere assolutamente, però dopo aver visto l'assegnazione del premio a una ragazzina di terza classe di scuola superiore che non ha assolutamente ancora le basi, ed era scontato proprio il suo lavoro, era elementare, per cui è scoraggiante questa cosa, ecco. Tu non sai veramente come reagire, ti stai zitto, là ti chiudi, ti scoraggi, ecco, non sai cosa fare. Ti capisco, però grazie. La buona notizia è che si può, cioè si può vivere dell'arte. Non è, magari non ascoltate quello che vi hanno detto i vostri genitori, almeno i miei genitori me l'hanno detto, che sono dentisti, quindi... La figlia artista era proprio la pecora nera della famiglia, mi dicevano ma no, ma sarai povera, non riuscirai a viverci, eccetera, eccetera. Tanti abbiamo sentito questi discorsi, poi io ho deciso di non fare più la scultrice, però ho diversi amici che vivono dell'arte, si può fare. Guardate semplicemente quello che guadagna Damien Hirst, no? Cioè si può anche diventare ricchi dell'arte se si sa usare i propri strumenti. Quindi la prima cosa che dovete togliervi dalla testa è che l'artista deve stare nello studio, rinchiuso a lavorare, e che una galleria un giorno arriverà e busserà alla porta e dirà ti invito a venire a lavorare con me. Non funziona così. Dovete promuovervi, dovete vendervi, dimenticate la nozione di l'artista che si svende, non va bene, l'artista commerciale non va bene. Cioè fare l'artista come fare qualsiasi altro lavoro. Per esempio, se voi aprite un ristorante, non è che aprite il ristorante e aspettate che la gente arriva, no? Cioè dovete fare pubblicità, dovete magari fare il ristorante un po' più bello, mettere un menu fuori, un po' più visibile, chiedere ai vostri amici di andare su TripAdvisor e magari mettere qualche rassegna, no? È la stessa cosa. Se voi volete che la vostra arte sia vista dalle altre persone, dovete metterla fuori, dovete esporvi. E quindi non è ingannare la gente, non è prostituire la vostra arte, è semplicemente prendere gli strumenti necessari per far sì che la vostra arte arrivi a più gente. E questo è bello, anche se non vendete, il messaggio che voi che volete trasmettere con la vostra arte arriverà a un pubblico più grande. E quindi la vostra arte diventerà più importante. Anche se non vendete, per un momento tenete quello da parte, no?
Poi quando la vostra arte diventa più grande, diventa più vista, diventa più importante, voi conoscete più persone, quindi avete degli scambi di idee che vi faranno venire ancora un'ispirazione più grande, e diventerete più bravi, eccetera, eccetera. I soldi e le vendite arriveranno, la fama, se volete dirlo così, arriveranno piano piano. No? Cioè, se sapete come muovervi con le fiere, con le gallerie, con i musei, le fondazioni, piano piano arriverete, avrete qualcosina qui, qualcosina là, un po' di soldi qua, quello magari saranno necessari per prendere più materiali, per lavorare ancora di più alla vostra arte e speriamo vi permetteranno di lasciare gli altri lavori e dedicarvi semplicemente a fare quello che volete fare, che è il nostro scopo, no? Cioè, non si tratta di vendere soldi perché volete diventare ricchi. Che sì, vabbè, tutti vogliamo diventare ricchi, però l'obiettivo è lavorare full time a quello che volete fare, no? A fare l'artista, a fare il musicista, a fare o la storica dell'arte, o i vostri artisti che magari gestirete in futuro. E quindi dovete iniziare a pensare a voi stessi come imprenditori. Va bene l'artista, però dovete essere anche imprenditori. Quindi pensate sempre all'esempio del ristorante. Che se voi aveste un ristorante, che cosa fareste per prima cosa? Magari mettere una pubblicità su qualche rivista, no? Magari fare i biglietti da visita, e magari, non so, stampare delle brochure e mandarle agli alberghi del paese, no? Per i turisti che arrivano. Allora, iniziate a pensare così, essendo artisti. Come potete muovervi un po' di più? Magari, non so, se abitate in un comune che è molto turistico, pensate, ah, allora, magari con i turisti, no? Posso fare qualcosa, non so, se arrivano lì le crociere, per esempio, andare a parlare con gli operatori delle crociere, se magari potete fare una mostra, una piccola mostra dove scendono i turisti, o mettervi lì a proprio a dare i vostri biglietti da visita, a vendere piccoli quadri, eccetera, eccetera. Dovete cercare di sfruttare tutte le alternative che ci sono, sempre. Poi lavorate alla vostra arte e dovete avere il vostro carattere, la vostra personalità artistica, chiaramente non è che dovete diventare una cosa che non siete, dovete trovare un modo che si adatta al vostro stile. Non si tratta di diventare venditori di macchine, no? Che cercano di ingannare la gente, hanno sempre, devono sempre pensare come commercianti. Voi siete artisti, ovviamente è una personalità completamente diversa, però cercate di spostare un po' il vostro modo di ragionare verso l'imprenditoria. Magari cercate qualche consiglio su internet, ce ne sono milioni, se qualcuno di voi parla inglese ancora meglio, perché negli Stati Uniti questo è un concetto che non è nuovo come in Italia. Cioè negli Stati Uniti ci sono anche gli art consultant, che sono persone che gli artisti pagano per ricevere qualche consiglio in più, no? Su come promuovere la sua arte, eccetera, eccetera. Questo in Italia ce ne saranno due o tre, no? E quindi guardate un po' su Google, cercate di creare strategie di promozione, io magari vi darò qualcuna, però voi dovete un po' personalizzarla, appunto. Qualcuno di voi ha avuto esperienze di, così, di promozione della vostra arte che abbia funzionato o no? In che senso? Cioè, non so, magari questo di fare la brochure, o di mettere una pubblicità su una rivista. Io ad esempio ho una pagina su Facebook, perché magari mi aiutano le sorelle, gli amici, come condividi voi, condividevano. Credo che, scusami, ma mi sa che devono usare sempre il microfono, no? Per lo streaming. Quindi, ecco. Allora, io mi sono creata comunque una pagina. Scusami. No. Allora, dicevo, mi sono creata una pagina Facebook, non la mia, proprio a parte per quanto riguarda la mia arte, mm-hmm. proprio per cercare di promuovere, per far vedere magari a più gente possibile che sia interessata, solo che diciamo che non ha per niente funzionato. Poi io diciamo che all'inizio mi metto, condivido, faccio, poi comunque l'ho lasciata anche un po' là così, quindi... No, è un'ottima iniziativa, parleremo anche della pagina di Facebook,
Comunque è stata una buona idea, magari ci sarebbe da svegliarla un pochino o di magari cercare di muoverla un po'. Ne parleremo più avanti quando parlerò della pagina Facebook, però è un'ottima idea, ci hai iniziato bene. Non siate timidi. Per esempio con la pagina Facebook, magari alcuni dicono no, ma come farò la pagina Facebook, Valeria Faril, poi la mando a tutti, penseranno che io me la tiro, no? Cioè, magari non siamo tanto sicuri, così. Dimenticatevi di questo, dovete mettervi lì fuori e fare, se fate una pagina Facebook che è molto bella, che è attraente, che magari è un po' buffa, che magari... non so, elegante, eccetera, eccetera. Se fate una cosa fatta per bene, alla gente piacerà, poi lo mandate. Poi se la gente non vuole cliccare su mi piace, problema loro, no? Non lo vedranno più, sarà una sola volta, però non dovete avere paura su queste cose. Okay? Valeria, posso intervenire un attimo? Mi leggo a quello che tu hai detto. In realtà effettivamente io ho una pagina di Facebook, ho fatto diverse esposizioni, diverse mostre, poi invece mi è capitato di esporre così in maniera fortuita in Piazza Sant'Oronzo a Lecce un paio di lavori insieme ad altri artisti e niente, una serata così semplice tra amici. A distanza di 3-4 mesi mi ha contattato una collezionista di Reggio Calabria perché era interessata a questi due lavori, tutti e due i lavori. Quindi effettivamente condivido quello che dici. Cioè può capitare da un momento all'altro, ecco, l'importante è crederci. Perfetto. Volevo dire questo a tutti. Una mia amica ha aperto la sua pagina di Facebook, vi racconto cosa le è successo per un progetto che abbiamo fatto assieme, di cui parleremo anche più avanti, e questo 2 anni fa. E l'altro giorno io gli dicevo che su Facebook c'è anche, nei messaggi privati, ci sono due caselle, no? C'è la casella dei messaggi normali e poi c'è quella che si chiama altri messaggi. E lei, ma com'è? Ma io non l'avevo mai vista, ed è andata a vedere ed aveva tipo 4 richieste di persone che volevano comprare i suoi quadri di 2 anni fa. E lei non aveva visto mai questi messaggi. Quindi ricordatevi di controllare... tutto, è tutto tramite la pagina Facebook, quindi c'è, adesso Facebook è come avere un sito proprio, no? Quindi iniziate a pensare magari le immagini da mettere. Allora, ci sono dei materiali che sono indispensabili per ogni artista. Aspettate, mi sposto qua, perché sennò non riesco a vedervi tutti. Se non ce li avete, dovete iniziare a prepararli. Avevo un altro studente che mi diceva, sì, ma secondo me Richter mica aveva il curriculum, ma secondo me Jeff Koons mica fa l'artist statement. No, vabbè, quelli sono altri livelli, no? Poi ci saranno delle persone o degli artisti molto importanti che non hanno tutti questi documenti, però se ce li avete, avete già fatto un passo in più. È come il ladro che ha 2 macchine e deve rubare una, e una c'ha l'allarme e l'altra no, quella ruba quella senza l'allarme. E quindi se un curatore deve scegliere tra 2 artisti e uno c'ha tutti i materiali e l'altro no, probabilmente no, sceglierà di lavorare con quello che è un po' più preparato, che dà che sembra un pochino più professionale. Quindi è meglio se ce li avete. Magari all'inizio ci mettete un po', sarà un po' di lavoro extra. No? Sono abbastanza semplici, ora vi dirò precisamente come farli, però già che ce li avete sarà molto facile aggiornarli pian piano che fate delle mostre o che fate una serie nuova di lavori, eccetera eccetera. Questi sono i materiali di cui parleremo: il curriculum vitae artistico, l'artist statement o dichiarazione d'artista, il portfolio, il PDF d'artista, il sito web, il biglietto da visita. Ok, iniziamo col curriculum. Il curriculum vitae d'artista è diverso dal curriculum vitae per gli altri lavori, no? Non usate quelli formato europeo che... me l'hanno chiesto 2 volte, mi sembra proprio assurdo. Si fa in una maniera molto specifica,
per gli artisti e si inizia sempre, cioè il curriculum credo che lo sapete tutti, ma è praticamente mettere su carta la vostra esperienza professionale, no? Non vi parlerò di tutte le cose che può avere un curriculum, però se non avete l'esperienza per riempirle, non vi preoccupate, si può fare anche un curriculum sintetico, però adesso vi parlerò di tutti gli elementi che può contenere un curriculum. Allora, si inizia prima con i contatti, che devono essere chiari e ben visibili, devono essere facili da trovare e devono includere il vostro nome, nome e cognome. A volte mi chiedono se si può usare un nome d'artista. State attenti se volete usare un nome d'artista, perché se voi decidete di chiamarvi, non so, Blu, dovete sempre usare Blu da qui fino al giorno in cui morirete. È come la firma. Una volta che fate la firma una parte non potete più cambiarla, dovete continuare a farla nel passaporto, nella carta d'identità, nella patente, nella, no? E quindi state attenti, perché questo può diventare un po' una situazione, magari che vi mette a disagio più avanti. Io consiglio quasi sempre di restare con nome e cognome. Poi la data di nascita, basta l'anno, numero di telefono e una mail. Attenzione, per favore usate una mail professionale. Non mettete Super Mario 63 o Drago Rosso. Cioè, cercate, se non ce l'avete aprite, è sempre meglio nome.cognome chiocciola gmail oppure chiocciola yahoo, qualcosa più o meno così. Io conosco, però, parlando dell'eccezione alle regole, c'è un curatore in Messico che è molto importante, il direttore di un museo, e lui c'ha il nome di una merendina nella sua mail, come se si chiamasse, come se qui fosse Kinder Uovo chiocciola, no? Però lui c'è un po' buffo, perché la sua mail personale, perché lui c'ha quella come mail personale, però c'ha anche direttore chiocciola museo di, no? E quella personale la dà magari ai suoi amici, alle persone un po' più vicine, quindi ci sta, diciamo. Però cercate di usare quasi sempre nome e cognome, una cosa un po' più anche facile da ricordare. Se avete un sito web o un sito di riferimento o un blog o una pagina Facebook, mettetela sempre all'inizio. Se avete lo Skype, mettetelo, questo per i rapporti con persone fuori dall'Italia. L'indirizzo della vostra casa non mettetelo, cioè non, a nessuno interessa sapere se vivete nella via Laura, nella via Belgioioso, nella via, cioè non è che andranno a bussare alla vostra porta. Se qualcuno è interessato a venire al vostro studio, vi chiama e fa un appuntamento, no? Si usa, di solito si usa Valeria Faril, nata in Messico 1980, no? Vive e lavora a Firenze, punto. Se volete includere una piccola biografia, cioè invece di scriverlo tutto così come i dati, cioè scrivere Valeria Faril è nata in Messico dal 2000, fa pitture, per, cioè, ma proprio due righe, ok? Quello si può fare. Dopodiché c'è l'educazione, che è facoltativa, questo se non avete studiato arte o musica o quello che fate, non mettetelo. Ho un amico che fa il pittore, però lui in realtà ha studiato matematica e l'ho messo sul curriculum e l'ho detto, ma cioè non metterlo, no? A nessuno interessa se hai studiato matematica o no. Se avete studiato arte al St. Martin's College a Londra, sì, mettetelo. Se avete fatto il master in museologia, museografia e siete artisti, mettetelo. Se c'entra, mettetelo, diciamo. Non mettete il nome della tesi, il professore, tutti questi dettagli. Fuori dal vostro comune nessuno conoscerà il professore, probabilmente, a meno che non sia una persona molto importante, no? Un artista più riconosciuto, diciamo. Però l'educazione la potete anche saltare, nel mondo dell'arte non è importante. E poi si inizia con le mostre personali. Quasi tutti gli elementi devono contenere l'informazione da quello che avete fatto più recentemente a quello più vecchio, questo si dice all'americana. Nel mondo, cioè, riguardo le mostre così, nel mondo dell'arte si usa sempre così.
quella più recente a quella più antica. Allora, le mostre personali si inizia sempre mettendo l'anno a sinistra e poi si scrive il titolo della mostra in corsivo, virgola, e il nome del posto, virgola, città, virgola, anno l'avevo già messo, scusate. Se è stata curata da qualcuno, potete mettere anche curata da, no? Se per esempio avete programmata una mostra a febbraio ed è già assicurata, diciamo sapete già che la farete nella galleria Pincopallino, potete metterla al primo posto, tra parentesi mettete cioè mettete l'anno, per esempio 2015, poi tra parentesi febbraio, e poi il nome della mostra e tutta l'informazione. Questo vuol dire che è già programmata e che avrete quella mostra. Poi quando passerà febbraio togliete le parentesi, basta. Dopodiché ci sono le mostre collettive, che si fanno nella stessa maniera. Non dovete includere i nomi di tutti gli altri artisti con cui, no, avete condiviso la mostra, a meno che non sia Andy Warhol, no? Qualcuno molto importante, però se sono i vostri amici, i vostri colleghi. Dopodiché ci sono una serie di elementi che potete includere e un po' cambiare dipendendo dalla vostra esperienza. Queste sono quelle più comuni. Premi e residenze. Potete mettere solo premi o solo residenze, o se magari avete solo un premio e una residenza, allora mettetela assieme, no? Questo dovete un po' gestirlo voi. Si mette sempre nella stessa maniera, mettendo l'anno a sinistra, poi magari il premio prima, tra virgolette, virgola città. Poi potete mettere anche corsi, workshops, borse di studio. Per esempio ora potete includere questo corso. Poi pian piano che avrete più esperienza, magari quelle cose un po' più piccole potete iniziare a eliminarle, no? E riempire il curriculum con cose un po' più importanti. Magari all'inizio della vostra carriera che non avete tante cose, dovete valorizzare di più anche quelle piccole cose che avete fatto e poi sostituirle pian piano, no? Con altre cose un pochino più importanti. Finalmente la bibliografia, che vuol dire tutti gli articoli che sono stati scritti su di voi. Non deve essere flash art per forza, può essere il giornalino del vostro paese, può essere la radio regionale, può essere qualsiasi cosa. Cioè se un vostro amico ha un blog e ha scritto un post su di voi, mettetelo. Ok? Tutto quello che... Non c'è neanche andare a recuperare questo materiale, perché magari... Per questo dovete googlarvi, dovete googlare il vostro nome continuamente, ogni settimana, ogni mese, ogni volta che vi ricordate che non avete nulla da fare, cercate su Google il vostro nome e cercate se qualcuno, perché ogni tanto succede, non spesso però, ogni tanto succede che qualcuno scrive qualcosa su di voi e voi non lo sapevate, no? È anche importante vedere a che posto siete della classifica. Cioè, se avete un nome molto comune e cercate il vostro nome, sicuramente sarete molto in fondo, no? Ci saranno altre Mario Rossi prima, però se cercate Mario Rossi, pittore, è interessante vedere se siete al terzo posto, al quinto, no? Poi magari salite in classifica, poi scendete, no? Per capire un po' come siete messi dentro il mondo di Google. E se non avete tutta questa esperienza, perché spaventa un pochino, no? Vedere tutto quello che dovete riempire, non importa, potete all'inizio avere un curriculum molto più semplice, mettere tutti i dati di contatto, poi magari mettete l'artist statement, di cui parleremo ora, e basta. Cioè non dovete riempire così per forza. È importante, non mentite sul vostro curriculum. Siamo tutti tentati a farlo, anche io quando ho iniziato pensavo ma se invento una mostra in Messico nessuno si accorgerà. Prima o poi qualcuno si accorgerà e allora farete una figuraccia.
Se farete una figuraccia, quella persona non vi inviterà più a partecipare da nessuna parte. Quindi è meglio iniziare con un curriculum semplice, anche molto breve, e poi piano piano iniziare a riempirlo, perché lo riempirete. Ci saranno un sacco di mostre, di fiere, di concorsi, di opportunità, eccetera, eccetera. Prima magari meno importanti, pian piano un pochino più importanti. Quindi non scoraggiatevi dal curriculum, non cercate di riempirlo di roba o di fare il font grande così, con doppio spazio. Non... Anzi, il curriculum più breve è, meglio è. Cioè, se è solamente una pagina, molto meglio, perché la gente lo guarda e lo capisce subito. Se fate tre pagine, nessuno lo legge, no? Cioè, non fa impressione vedere un curriculum. Ah, guarda, questo ragazzo ha un curriculum di 15 pagine. Nessuno dice quello, pensi, sì, questo l'ho riempito, no? Cioè, non lo voglio neanche leggere. Quindi, meglio se è sintetico, se è molto chiaro. Cercate che sia una cosa facile da leggere, che ti faccia venire voglia di leggerlo. Cioè, non fate il font minuscolo, nemmeno troppo grande, non mettete troppi colori. Cioè, siete artisti, però cercate lasciare la vostra arte parlare per voi. Non dovete essere super creativi col vostro curriculum. Magari, non so, un po' di colore qui, un senza immagini, sempre meglio. L'importante è che sia un po' minimal, elegante, no? E che si lega l'informazione. Quel curriculum non è per vedere l'arte che fate, è per vedere la vostra esperienza. D'accordo? Avete tutti un curriculum o più o meno fatto così? Ok. Cercate di tenerli sempre separati. Io ho un pubblico del curriculum dove c'è scritto hobby oppure cose, io ho scritto che mi piace dipingere, Ok. Ora devi iniziare col tuo curriculum artistico. E teneteli separati. Su quello artistico non mettete che lavorate nella ditta di, no? A meno che non sia lavoro nella ditta facendo i murales, no? Se non c'entra, proprio non mettetelo. In quell'altro sì, potete dire che siete artisti, però in quello artistico non parlate della vostra altra esperienza. Altre domande? Invece da curatore, cioè nel momento in cui io mando il mio curriculum per collaborare all'interno, per esempio, dell'organizzazione di una fiera, di una galleria, più o meno vanno le stesse regole? Guarda, come curatore non c'è una regola, di solito si scrive l'esperienza come in un curriculum normale di lavoro, ma per esempio io ho scritto nella prima parte la mia esperienza con tutte le gallerie e musei e poi in una seconda parte ho scritto tutte le mostre a cui ho lavorato, più o meno con questo formato, scrivendo alla fine qual è stato il mio ruolo, scrivendo per esempio assistant curator oppure curatrice oppure, no? Così, quindi quella non c'è una regola fissa, però magari quando avrai fatto 1000 mostre non fai più così, perché appunto ti viene il curriculum da 15 pagine. Però se c'è alcune poche mostre, le puoi scrivere tutte, sempre con questo formato. Ok? Andiamo avanti. Questo è un esempio, ma qui non si legge per nulla. È di Diego Marcon. Non si riesce a leggere, vero? Però almeno vedete, nella parte superiore c'è il telefono e i dati di contatto, quella parte più breve. Poi ci sono le mostre personali, che ne ha solo una. Le mostre personali sono evidentemente la parte più importante, no? Perché di solito si iniziano con un sacco di mostre collettive, magari si riesce a fare una o zero mostre personali all'anno. Quindi le cose più importanti mettetele sempre all'inizio. No? Poi le mostre collettive, che c'è l'anno a sinistra e poi l'informazione a destra. Poi lui ha messo progetti speciali e residenze, sempre l'anno a sinistra. E poi ha scritto, per esempio, vincitore di uno studio presso la Fondazione Bevi l'Acqua alla Masa Venezia, gennaio-dicembre 2010. No? E poi festivals e proiezioni, perché lui fa anche le proiezioni, quindi potete anche
dipendendo dalle cose che fate, no? Magari, per esempio, avevo uno studente che lui fa i murales di graffiti e mi diceva, ma io come faccio? Perché io non è che espongo in una galleria, non è che posso mettere il nome della galleria. Allora il mio consiglio è stato scrivere l'indirizzo dove il muro che lui ha dipinto, no? Per esempio, non so, via Cavour 18, no? Poi questa è la seconda parte del suo curriculum, si vede un po' meglio. Lì ci sono sempre le proiezioni nella parte superiore con l'anno e poi alla fine la bibliografia, no? Cioè gli articoli che hanno scritto su di lui. Gli articoli si scrivono sempre, si inizia col nome dell'autore. Di solito si scrive l'iniziale del nome, punto, poi il cognome, virgola, poi il titolo dell'articolo, tra virgolette, virgola, poi il titolo della rivista, in corsivo, ora non mi ricordo se è all'inverso, prima in corsivo e poi in virgolette, è all'inverso? Allora, il titolo dell'articolo in corsivo, virgola, poi il titolo della rivista o blog, tra virgolette, virgola, e poi l'anno e la pagina. Mio marito è scrittore, se lui mi vede sbagliare su queste cose mi uccide. Ok. Poi, artist statement. L'artist statement è un documento che in Italia non si usa molto, ma all'estero sì, soprattutto nei paesi dove si parla inglese. Quindi io vi consiglio di avere uno, di tenerlo pronto, perché non solo vi sarà utile per partecipare a concorsi, a fiere e anche per avere rapporti con l'estero, ma è anche un esercizio molto importante per capire un po' la vostra arte. È un documento molto difficile da fare, ora vi spiegherò perché. Allora, l'artist statement è un testo creato dall'artista con l'intenzione di spiegare, giustificare, estendere, contestualizzare il proprio lavoro e ricerca. Praticamente è un documento dove voi spiegate perché la vostra arte è speciale, che cos'è che fate, perché lo fate diverso. Questo lo spiegate nelle vostre parole, qui non dovete usare un linguaggio formale, istituzionale, eccetera, eccetera. Questa è la vostra opportunità per esprimere con le vostre parole, con la vostra personalità, quello che fate. Però non è così semplice come suona, perché la maggior parte di noi artisti non sappiamo bene che cosa facciamo. Diciamo, ah sì, dipingo, ma sono un po' concettuale, ma un po' figurativo, ma non so se hai visto i quadri che fa quel tipo là, ma sono un po' simili, però non, no? Allora nessuno ha capito nulla, nessuno interessa più, abbiamo già annoiato tutti, no? Allora, deve essere un documento in cui in 3 o 5 paragrafi, ma proprio esagerando, descrivete perché fate l'arte, così come la state facendo, no? Che cosa significa? Cioè, qual è il concetto di cui state parlando? Come la fate, con quali strumenti e con quale stile e di che cosa è fatta, qual è il vostro materiale. Se volete e se è rilevante potete scrivere come siete arrivati a fare l'arte, no? Perché siete arrivati a fare la vostra ricerca sulla pace del mondo con sculture di legno. Però proprio se è molto importante, se no a nessuno importa se quando eravate bambini il vostro padre vi ha insegnato a lavorare il legno, no, questo non importa, importa quello che c'è nel momento, ok? Allora io vi consiglio di, anche per te che sei musicista, questo credo che potrebbe essere una sì, cosa... Sì, già lo faccio. Sì? Sì. Ora ci racconta un pochino, ora ci racconta un pochino come si adatta alla musica. Di sedervi un attimo davanti al computer o con carta e penna e iniziare a buttare giù tutte le idee della vostra arte, no? Cioè, perché la fate, qual è il vostro materiale, qual è il concetto che vi interessa di più, tutto quello che potete spiegare sulla vostra arte. E poi iniziate a mettere tutto quello assieme in un testo,
no? Cercando di mettere dei filtri, quello più importante lo ottenete, magari questo non è tanto interessante, questo non è tanto importante, eccetera, eccetera, e così iniziate a costruirlo. Ci vorrà un po', vi sarò sincera, non è che vi sedete e lo scrivete e via, cioè l'art statement, ci vorrà un pochino. Sì? Per il microfono, se no... Allora, magari se faccio un quadro di mia iniziativa, perché mi è venuto un'idea, un qualcosa, no? Io posso spiegare perché lo faccio, come lo faccio, perché mi è venuto. Però nel momento in cui io devo fare un lavoro per commissione, che mi dicono fammi dei fiori, cioè io l'unica cosa che ti posso dire è che ci ho messo del mio, ci ho messo un po' di anima nel dipinto, però ad esempio non è che ti posso spiegare perché ho scelto il soggetto, cosa mi ha trasmesso. Okay, no. Cioè là diventa anche, bisogna dividere le due cose. È un'ottima domanda. Eh? L'arte statement si fa per l'arte che fai te dalla tua iniziativa, però comunque quando ti chiedono un lavoro su commissione, cioè te lo devi fare col tuo stile. Non è che ti chiedono un lavoro, un ritratto se te fai i paesaggi, e quindi te devi descrivere questa tua mano, perché è così, no? Perché a te piace disegnare con i triangoli colorati, o perché ti piace, non so, fare i video dei paesaggi, no? Per esempio. È sempre meglio come artisti lavorare in serie. Quindi ci sono molti artisti che all'inizio della propria carriera magari fanno una pittura, una scultura, un video e sono tutte diverse. E va bene, però gli artisti pensano che questo dimostra come possono essere bravi a fare di tutto. E no, dimostra che non sono ancora maturi artisticamente. Dovete trovare uno stile. Cioè non vuol dire che dovete fare tutto sempre uguale, no? Non è che dovete sempre dipingere mele e fare la scultura di mele e fare i video delle mele, no? Cioè, però dovete avere uno stile riconoscibile che dica alla gente che l'avete fatto voi. Magari l'uso del colore, l'uso degli strumenti, la tecnica, eccetera, eccetera. Questo avverrà nelle vostre carriere da solo, è una ricerca che può durare anche una vita. No? È molto divertente, è molto faticoso, però è parte del gioco. Ed è su questo su cui dovete parlare. Ora, l'art statement può cambiare, non è che una volta che l'avete scritto avete firmato col sangue, no. Cioè può cambiare ogni serie, magari se state facendo una ricerca su, appunto, sulla faccia del mondo, che dura una ricerca un anno, dopo un anno potete cambiare l'art statement. Però è meglio non avere 4 o 5 art statement assieme, dovete avere solo uno, no? Sì. Sì, sì, sì. Però non cambiatelo ogni mese neanche. Cioè tenete l'art statement per un po'. Sì, anche perché il vostro stile, anche se cambiate concetto, il vostro stile deve restare sempre uguale, no? Allora, per scrivere l'art statement, usate un linguaggio semplice, perché è un documento che deve essere letto e capito da chiunque. Non scrivetelo per stupire i curatori, no. Cioè, è un documento che deve essere letto dalla vostra mamma, dalla vostra nonna, dalla cassiera, da tutti, e tutti devono capire che cosa fate senza vedere la vostra arte. Questa è la parte difficile. Cioè se voi mi dite, sono un pittore, ma sono un po' astratto, ma un po' figurativo, ma hai visto i quadri di quel tipo là? Io non ho capito nulla. No? Se voi mi scrivete un testo in cui mi dite che voi siete interessati a parlare della pace del mondo e vi interessa la geometria e i colori accesi, allora no? Ho già più o meno un'immagine in testa di cosa fate. Parlate sempre in prima persona. Non dite Mario Rossi si interessa, perché questo è un documento personale che è fatto per avvicinarvi alla gente. Potete sempre usare l'aiuto magari di un editor o di qualche amico che sia uno scrittore o qualcuno che sia bravo a scrivere, e chiedere loro, magari scrivete voi la prima bozza e poi chiedere loro di correggervi,
di darvi qualche consiglio su come farlo un pochino più semplice, un pochino più avvicinabile, diciamo, no? Alle persone. Poi le frasi è sempre meglio iniziarle con io e non con voi. Cioè, non vuol dire che ogni frase deve iniziare con io, però è meglio dire io esprimo la mia angoscia attraverso la pittura, invece di voi sentirete l'angoscia, no? Cioè, parlate sempre di voi e non degli altri. Un altro consiglio è non scrivere commenti che altri hanno fatto sulla vostra arte, perché questo sembra che vi state vantando. Se dite il curatore d'arte ha parlato della mia arte dicendo che è meravigliosa, non mi sta dicendo nulla sulla vostra arte e un po' mi state antipatici, sinceramente. Poi una cosa che è molto utile è collegare i mezzi che usate con il concetto di cui volete parlare. Per esempio, tornando sempre allo stesso esempio, se voi parlate della pace del mondo e fate le sculture di legno, che sono palle di legno, dite perché voi esprimete la pace del mondo con le palle di legno, no? Perché sennò la gente dice, ok, pace del mondo, ma legno che c'entra, no? E quindi già collegando queste due cose diventa tutto un po' più semplice. Siate specifici e non vaghi. Cioè, non parlate solo della meraviglia dell'arte, del percorso artistico e di... Dovete dire i materiali, no? I colori, la tematica, eccetera, eccetera. Ed evitate referenze troppo intellettuali. Se a voi interessa la filosofia, per esempio, non dite come diceva Schopenhauer o come il teorema di... no? Se la gente non sa chi è Schopenhauer o il teorema o la matematica o la cosa di scienze, cercate di evitare di parlare di queste cose, o se è proprio importante per la vostra arte, magari spiegatelo in modo brevissimo, no? Non paragonatevi ad altri artisti. Questo è proprio l'errore più grande che si può fare. Se voi scrivete come Picasso, a me piace, ho avuto un periodo blu, no? Cioè la gente immediatamente pensa lui è peggio di Picasso, no? E allora già avete iniziato con il piede sbagliato. Se Picasso è una parte fondamentale del vostro lavoro, allora scrivete che siete molto interessati, che nella vostra ricerca è fondamentale. Sono fondamentali gli studi sull'opera di Picasso, però non dite io come Picasso, ma neanche con altri, meno importanti. E finalmente, non date istruzioni alla gente di che cosa deve sentire, di come deve guardare la vostra opera, di cosa devono fare, di nulla. Alla gente non piace sentirsi dire che cosa deve fare, che cosa deve sentire, eccetera, eccetera. Cioè, invece di dire voi sentirete l'angoscia delle mie pitture, scrivete sempre tornando, no, alla cosa di parlare di voi stessi e non degli altri, dite, io esprimo l'angoscia attraverso i miei quadri o le mie sculture, eccetera, eccetera. Quando avete scritto un testo che voi considerate un po' decente, diciamo, fatelo leggere alla vostra mamma, al vostro papà, alla nonna, alla signora che sta aspettando l'autobus e chiedete loro se hanno capito che cosa fate. Magari alcuni vi dicono, sì, insomma, fai l'artista, no? Cioè, però loro devono capire quasi precisamente che cosa fate voi. Se non lo hanno capito, o se vi dicono, se dopo voi dovete spiegare, cioè se loro lo leggono e poi voi dovete dare qualche spiegazione extra o dovete chiarire qualcosa in più, vuol dire che non è fatto bene l'artist statement e dovete rifarlo. Deve essere proprio conciso, preciso, chiaro, tutto, 3 paragrafi. Io ho cercato su internet alcuni esempi, ma in italiano davvero gli artist statement non li trovo molto spesso e soprattutto non li trovo fatti bene. Quasi tutti cercano di fare i grandi intellettuali, lo leggi e dici, oh,
che vocabolario ha questo artista, però non capisce che cosa ha fatto, no? E scrivetelo e riscrivetelo finché non siete riusciti ad averlo. E fare questo esercizio vi aiuterà molto per capire voi stessi che cosa state facendo. Cioè sembra una cosa banale, però cioè, è vero. Già che avrete le idee chiare sul vostro concetto, sui vostri materiali così, non solamente sarà più semplice spiegarlo agli altri quando vi diranno che cosa fai? Faccio il pittore. Ah, ma che cosa dipingi? No? E in 2 secondi riuscirete a spiegare che cosa fate e questo farà sì che le persone siano più attente a quello che fate, magari si interessano di più, magari vi dicono ah, mi piacerebbe vedere qualcosa, vieni al mio studio, no? E lì inizia un dialogo diverso. Se voi dite ma sono un po' concettuale, ma sono un po' figurativo, ma conosci il lavoro di quell'artista così, la gente dirà si auguri, no? Andranno via. Invece se voi dite faccio questo, faccio così e faccio cos'ha, e la gente già ha un'idea in testa, resteranno con quell'impressione su di voi. No? Magari non vengono al vostro studio, però la prossima volta che loro diranno conosci un artista oppure ho voglia di comprare un quadro per la mia casa, loro si ricorderanno di voi, perché avranno un'immagine molto più chiara in testa su cosa fate. No? Magari andranno sul vostro sito a vedere che cosa fa. Un artist statement che è fatto bene fa sì che la persona che lo ha letto abbia voglia di vedere subito dopo che cosa fate. Quindi se voi fate... ti faccio leggere il mio artist statement e tu lo leggi e dici ah sì, fammi vedere, no? Allora ha fatto bene. Qualcuno di voi ha cercato di fare, andiamo prima con gli artisti e poi mi racconti te, no? Con la musica, gli artisti o le storiche, l'organizzatrice di eventi, avete avuto qualche esperienza con l'artist statement? O una cosa simile? Sì, già che avrete questi documenti, è bene che fate delle cartelle nel vostro computer, no? E tenete lì i documenti pronti per questo motivo. Quando ci sarà un concorso, una fiera o un curatore che vi chiede un documento così, voi andate sulla vostra cartella, documenti, no? Trovate Artist Statement 2015, magari tenete anche Artist Statement 2014, eccetera, eccetera. E glielo mandate, ce l'avete già pronto, mandatelo, avete un magari artist statement in doc, anche in PDF, no? Volevo chiederti, magari possiamo fare una prova dopo se abbiamo tempo, tu hai detto appunto se nel momento in cui un artista descrive il suo lavoro, poi chi lo legge, chi lo sente, lo ascolta, già ha in mente quello che... La sua opera, la sua arte. Magari possiamo fare una prova dopo, se ci state. Vi ho portato qualche esempio. Per vedere infatti. Se tu capisci quello che magari facciamo noi, se noi ci sappiamo. Ah, di vostro? Sì, sì, facciamo questo questo esperimento dopo, sì. Ma magari facciamolo domani così. O domani, sì. Se sì. Qualcuno ha voglia di iniziare oggi a scrivere 2 righe, e domani magari le vuole condividere, gli altri possiamo fare un po' di feedback. Ok. No? Io vi ho portato questo esempio di Margherita Moscardini, che è una giovane artista che fa dei lavori molto belli. Ve lo leggo e voi mi dite se avete capito più o meno che cosa fa. Allora, la mia ricerca si articola sulle relazioni esistenti tra immagine, visione, architettura e paesaggio. In particolare mi interessano le possibilità che ha una immagine di essere rappresentata come presentazione di un evento. Il realizzarsi dell'immagine all'interno del processo atto della visione. I miei interventi nascono dal contesto che prendo in esame. Procedo indagando lo spazio in ogni sua parte, individuando le relazioni tra il suo disegno originario e la sua condizione presente. È importante per me capire i legami tra il luogo e la specifica realtà sociale che lo vive,
l'architettura, gli elementi funzionali e strutturali, la luce e il paesaggio in quanto elementi strutturali preesistenti su cui lo spazio è stato concepito e costruito. Mi interessano i processi di trasformazione cui il luogo è stato soggetto. Considero il mio stesso intervento come uno dei processi di trasformazione a cui l'ambiente è necessariamente sottoposto. Rispettando e accogliendo come strumenti di lavoro le logiche interne di ogni contesto, senza che questa pratica sia associabile ad una tecnica, concepisco l'evento espositivo come un'occasione per realizzare un'immagine considerando il luogo in ogni suo aspetto. No. Che abbiamo capito? Allora, abbiamo capito che per lei è molto importante il luogo, no? Cioè che lavora con diversi luoghi. Lei fa installazione. Lei fa installazione site specific. E quindi lei arriva magari in un edificio abbandonato e dipendendo dall'edificio lei costruisce un'installazione, no? I suoi lavori sono molto belli, se avete voglia di andare a cercarla su Google, ve lo consiglio. Però in effetti, cioè lei parla molto del luogo, eccetera, eccetera, però non si capisce che fa. E poi, ma alcune linee io mi perdevo. Cioè, sarà che sono straniera, però io quando l'ho letto ho dovuto rileggere alcuni pezzi due volte. No? Per capire. Va bene nel senso che parla in prima persona, che è più o meno semplice, diciamo. No, anche se la costruzione delle frasi sono un pochino più complesse, dovrebbero essere più semplici, a mio parere. Com'è? È un errore molto insito nella lingua italiana. Forse sì. Anche nei corsi c'è molto difficile riuscire ad essere sintetico. Sì, è meglio se usate soggetto, verbo e oggetto. Si dice in italiano? Quello che va dopo il verbo? Cioè mantenete le frasi molto semplici. Che succede? Ah, ok. Lei ha fatto l'art statement perché lei lavora molto all'estero anche. E lei lavora con la sua galleria che la vende molto nelle fiere, eccetera, eccetera. Quindi lei ce l'aveva. Però, appunto, cioè, se uno non vede il suo lavoro prima, non capisce che cosa fa, no? Magari mettetevi un pochino più a sinistra, se no non vedo... Eccoli, lì. Siete perfetti. Avete qualche altro dubbio sull'art statement? No? Cercate di davvero, o almeno di iniziare a pensare un po' che cosa dovete scrivere, che cosa volete scrivere, se domani avete ancora dei dubbi si risolvono qua in gruppo. Poi andiamo avanti, il portfolio. Il portfolio è un documento cartaceo, è personale e unico, ed è il documento dove voi mettete i vostri ultimi e più importanti lavori. Dovete portarlo sempre con voi quando andate a un appuntamento con collezionisti, con galleristi, eccetera, eccetera. E si distingue dai cataloghi perché il portfolio è rinnovabile, è dinamico. Quindi dovete sempre aggiornarlo, si aggiorna sempre dopo ogni mostra, dopo quando avete finito una serie importante. E dovete sempre tenerlo con voi, non consegnatelo. Non sapete quante volte mi è successo che ero in una galleria, arrivava l'artista, lascia il portfolio, va via, arriva il gallerista, fa così, butta, e poi dopo due giorni torna l'artista e mi fa: sono venuta a prendere il mio portfolio, e io bianca, dicevo, ma come, ma il direttore l'ha buttato, l'ha rotto, no? Cioè non lasciatelo, questo lo portate voi, lo fate vedere e ve lo riportate a casa, perché la gente... Cioè i galleristi pensano che gli artisti sanno già che i portfolio non si lasciano nelle gallerie e quindi buttano o rompono, cioè non lo vedono. A meno che non sia un CD che magari fate diverse copie, non vi importa, no? Io vi consiglio di farlo, il modo più semplice è usare una cartella ad anelli, oppure se qualcuno di voi ha un iPad o una tablet, si può usare sulla tablet. Però se no, sempre con la cartella ad anelli, magari comprate
cartone di alta qualità per mettere delle schede per ogni opera, no? E deve avere questi elementi. Una copertina col vostro nome e i vostri contatti. Poi nella pagina dopo l'artist statement, come una presentazione del vostro lavoro. Dopodiché la scheda delle vostre opere. Cioè ogni opera deve avere una scheda con una sola immagine. Quindi, non so se le ho messe qui. Eccola. Queste sono le schede del portfolio di Chiara Camoni, che è un'altra artista, a mio parere, molto brava, anche lei. Lei ha scritto Chiara Camoni in tutte le pagine delle schede, in alto a destra. Questo, secondo me, è molto intelligente perché crea... questa ripetizione fa sì che ti resta in testa. Ogni volta che tu lo sfogli, no? Stai guardando Chiara Camoni, Chiara Camoni, Chiara Camoni, Chiara Camoni. E lei è parte del suo brand, diciamo. Vi consiglio molto iniziare a creare un vostro marchio grafico, no? Una cosa che potete ripetere sia sul vostro sito web, sul portfolio, sui biglietti da visita, su ogni cosa che fate, scrivete sempre, cioè mettete il vostro logo, diciamo. Sempre è meglio restare sul minimal, però se il vostro stile è un'esplosione di creatività, allora cercate qualcosa che si adatta un pochino di più a voi. Però deve essere una cosa leggibile, piccola, breve, no? Immediata. Poi si mette l'immagine dell'opera. L'immagine, mi raccomando, fatta per bene, cioè messa a fuoco, senza il cane che sta attraversando, con i colori veri. Questo è molto importante perché a volte fai le foto e poi vedi l'opera e l'opera è blu e sulla foto è viola, no? Quindi assicuratevi che i colori sono veri, che la luce non sia gialla, che sia bianca. Se voi fate le fotografie è meglio farle con la luce del giorno, non con la luce elettrica. Che non sia storta. Vabbè, cioè che sia una foto dove si vede la vostra opera così com'è, no? E poi sotto la didascalia. La didascalia si scrive in questo modo. Si scrive, vabbè, il vostro nome e cognome, però in questo caso non lo dovete mettere perché è il vostro portfolio. Poi sotto si scrive il titolo dell'opera in corsivo, virgola e poi l'anno. L'anno non più in corsivo. Sotto si scrive la tecnica, sotto la misura, iniziando sempre per l'altezza, larghezza, e se è scultura, profondità. E sotto se si mette il prezzo. In questo caso nel portfolio è sempre meglio non mettere il prezzo perché è visto come di cattivo gusto. Il prezzo è meglio metterlo solo quando qualcuno ve lo chiede. Ah, non abbiamo parlato del tuo artist statement, però. Facciamo questa parentesi, ce lo racconti? Una cosa molto semplice. Quando già da, diciamo che stiamo preparando un progetto musicale, io e un altro amico mio, e quindi già da un anno, non so se l'ho ripetuto, e niente, quindi adesso siamo arrivati a quagliare, quindi a fare qualcosa dal vivo, quindi a suonare nei locali. E niente, quindi questo fatto prima di tutto siamo iniziati dal nome, il nome del gruppo, quindi è nato da quello che avevamo in mente di voler dire, cioè il messaggio che vogliamo portare attraverso la nostra musica. Noi facciamo rock, non so se posso dire il nome, certo. Ci siamo chiamati I Viaggi di Madeleine. E quindi
è nato fuori, diciamo, dall'immagine che avevamo di voler dare, l'immagine della musica che volevamo dare, quindi rivolta soprattutto alle fasce adolescenziali, diciamo così, no? Agli adolescenti. Quindi Madeleine era il nome che ha suonato meglio, quindi abbiamo dato il nome. E poi, siccome stiamo preparando dei live... Ma scusami se ti interrompo, questo l'avete scritto? Sì, sì, abbiamo scritto... Cioè l'avete fatto in un testo? No, non abbiamo scritto queste cose. Diciamo che ce le abbiamo in mente, cioè è una cosa che abbiamo come... cioè siamo partiti proprio come ci siamo seduti a tavolino e proprio abbiamo fatto queste cose qui. E quindi poi quando è venuto fuori l'esigenza di dover fare un live, abbiamo sentito l'esigenza di parlare di chi è questa Madeleine, no? Essendo i viaggi di Madeleine, e quindi gli abbiamo dato una connotazione, no? E quindi abbiamo parlato di Madeleine, cioè l'anima adolescente che, nonostante, diciamo, tutto quello che la circonda, cerca di rimanere intatta e resistere, mm-hmm. No? Cioè, è l'anima pura. E quindi poi abbiamo intenzione anche di scrivere una sorta di manifesto di che cosa, di come portiamo il rock, no? Cioè qual è il messaggio che portiamo attraverso. E quindi, diciamo, guarda, se lo scrivete, in quante siete? Siamo per adesso due persone. Vabbè, in due è magari meglio, però scrivere questi testi con altre persone poi diventa difficile, no, perché sì. Te vuoi scrivere una cosa, quell'altro vuole scrivere un'altra, sì. Però si può fare. Sì. Però è importante che tu abbia detto questo perché ce l'hai in mente, no? È quello il primo passo, però tanti dicono, tanto lo so, tanto più o meno ce l'ho in mente così. E poi quando lo scrivi è come un filtro, no? Sì. Tutto, sì, infatti l'ho scritto tutto quel due nodo volte. Di concetti e di idee e parole che c'hai in testa, quando lo scrivi esce fuori tutto dalla penna, no? O dal computer, come una sola riga, molto più semplice e chiaro, lo vedi e dici, ah, ora ho capito tutto. No, poi un'altra cosa, è una cosa che mi è successa, diciamo che mentre sei a casa magari scrivi, che so, 10 parole, 15, 20, no? Poi invece quando sei lì che devi pubblicarlo sul manifesto, allora ti accorgi, dici, no, ho scritto troppe cose e quindi l'ho filtrato tutto e sono uscite una quindicina di parole, sono quelle, diciamo. Perfetto, anche io dico sempre cancellate tutto quello che è paglia, no? Che non serve, che è semplicemente lì per riempire. Meglio sempre restare sul sintetico che la quantità, meglio qualità di quantità, no? Ok, grazie. Prego. Continuiamo col portfolio allora, che voglio arrivare al sito web. Dopo la scheda delle opere, alla fine mettete il vostro curriculum. Non so se siete state a qualche fiera d'arte, avete visto che le gallerie portano, per ogni artista, portano un portfolio. Così se c'è una persona che è interessata a vedere, arrivano e dicono, ma quel quadro di chi è? Ah, è del pittore Mario Rossi. E tirano fuori il portfolio fatto dalla galleria di Mario Rossi, così la persona interessata lo apre e vede più o meno gli altri quadri che fa o le altre opere. Se ha voglia legge il curriculum alla fine, ma non è che uno sta lì in fiera a leggersi tutto il curriculum, no? E quindi il curriculum viene alla fine, più importante è l'artist statement e le immagini, no? Non è che uno vuole andare a leggere se nel 2007 ha fatto la mostra, no? Vuole essere conquistato dalle immagini, quindi in questo caso il curriculum va alla fine, non è tanto importante. Appunto, come ve l'ho già detto, questo dovete aggiornarlo ogni volta che fate una mostra, che è finita una serie importante di lavori. Ah, un'altra cosa importante è che nelle schede, cioè vi ho detto che c'è ogni opera ha una immagine, però se ci tenete potete mettere una seconda immagine di un dettaglio in una seconda pagina,
Cioè, per esempio, lo mettete così, ma magari se voi ci tenete all'immagine che c'è nel secondo quadro, poi nella pagina dopo mettete un dettaglio. E l'immagine cercate di tenerle tutte uniformate, sia in lunghezza che in larghezza. Non una piccolina, poi l'altra grande, poi, no? Che siano più o meno tutte della stessa misura. Questo, vabbè, è un esempio, no? Del portfolio, di come lo potete fare. Oppure se volete essere più creativi e vi viene in mente di fare magari di farlo in una maniera diversa che non sia la cartella ad anelli, si può fare. Poi il PDF d'artista. Il PDF d'artista in realtà è semplicemente un documento PDF. Io l'ho chiamato PDF d'artista per distinguerlo. Però è un documento che voi dovete avere pronto da mandare a collezionisti, curatori, galleristi o a qualcuno che sia interessato al vostro lavoro, che vi dica: cosa fate? Guarda, ti mando un PDF. E voi mandate il PDF. È praticamente una rivista digitale con tutta l'informazione importante vostra. È un documento che è fatto per essere letto digitalmente, cioè per essere visto digitalmente, non letto. Per quello mi correggo, perché io vi consiglio di non mettere troppi testi, perché sul computer nessuno vuole mettersi a leggere la spiegazione. Già leggere quell'artist statement è stato faticoso, no? Cioè, quindi sul PDF è meglio puntare su immagini. Fate un PDF con le vostre opere più rilevanti e più recenti. Tenetelo lì, lo potete mettere nella vostra cartella Artist Statement e mettete PDF Mario Rossi 2015. Sempre è importante scrivere il vostro nome e cognome sul nome del file. Perché quando voi lo mandate, la persona che lo riceve magari lo mette sulla sua scrivania, e se c'è un nome tipo 124DH così, poi dopo un mese dice: ma questo che cos'è? Non si ricorda più. E invece si vede PDF Mario Rossi 2015, lo guarda ogni volta che apre il computer e sa subito che cos'è. È importante non farlo troppo pesante, massimo 3 mega. Perché quando voi mandate un PDF non volete impallare il computer di nessuno, no? Oppure che si mette a tre anni a scaricare, no, allora non lo vedono più. Deve essere immediato, deve essere molto dinamico, molto agile. Come risoluzione, bassa risoluzione, perché è fatto per essere visto nel computer, appunto, quindi 72 o 90 dpi. I colori delle immagini, RGB, se sapete usare Photoshop, eccetera, eccetera. Cercate di fare una cosa molto breve, perché è fatto per essere visto a colpo d'occhio. Quindi cercate di mettere più immagini che testi, appunto. E testi lunghi, no. Cioè magari mettere le didascalie, no? Se volete mettere qualche testo più lungo, meglio fare un riferimento che ce l'avete sul vostro sito web, o che se sotto richiesta, no? Potete mandare altro materiale. E quello che deve includere è l'artist statement, cioè sempre il nome all'inizio, no? Ovviamente, poi l'artist statement, poi mettere un curriculum vitae breve o sintetico, perché appunto neanche qui la gente vuole mettersi a leggere tutto quello che avete fatto nel 2007. I vostri contatti, 10, massimo 15 schede delle vostre opere, e poi se volete aggiungere informazione extra potete farlo. Ora vi faccio vedere il PDF di un artista che l'ha fatto molto breve, a mio parere. Potete mettere interviste, potete mettere i cataloghi dove vi hanno incluso la vostra opera, potete mettere una fotografia di una veduta della mostra dove avete partecipato. Tutto quello che considerate voi che sia importante. Non esagerate, perché chiunque sia interessato può andare a vedere il vostro sito web o il vostro blog o quello che avete, no? È semplicemente per stuzzicare la gente.
per dire guarda, questo è quello che faccio, se ti interessa vieni al mio studio, oppure vai sul mio sito web. Perché questo, se un curatore vi dice mandatemi il vostro PDF, voi lo mandate, lui farà così, cioè sul computer, no? Però non è che si ferma e lo guarda con attenzione così, è semplicemente un filtro per vedere se lui vuole fare un passo in più e andare sul vostro sito o sul vostro studio. Quindi deve essere attraente, chiaro, lasciate che la vostra arte parli per voi, non fate cose colorate, no? È sempre meglio puntare con sullo sfondo bianco, anche sul portfolio, e per stuzzicare un po' la gente, per dire guardate cosa faccio, no? Se volete vedere di più, cioè, ditemelo. Ora vi faccio questo esempio, questo è un artista messicano che si chiama Israel Moreno, detto Moritz. Lui lavora molto sul cartone. E ho tenuto il suo PDF perché mi è sembrato fatto molto bene. Ha fatto questa copertina col cartone dietro, no? Che già dalla copertina qualcosa si capisce sulla sua arte. Poi ha messo l'indice di tutto quello che potete trovare. Questo è scritto in inglese perché lui lavora molto con gli Stati Uniti. E quindi prima i lavori su carta, la pittura, eccetera, eccetera, installazione, scultura e alla fine pubblicazioni, artist statement e curriculum vitae. Questa è una breve introduzione che ha fatto lui ai lavori su carta, che io la salterei perché non è che mi viene voglia di leggerla, secondo me poteva essere più breve. Poi qui, queste sono le schede delle sue opere, no? Sono l'immagine dei suoi lavori e sotto le didascalie. Così aveva diverse pagine, io ho incluso solo questa. Poi lui ha messo anche i cataloghi dove è apparsa la sua opera, però l'ha fatto, invece di scrivere il titolo dei cataloghi, ha messo la foto del catalogo, senza scrivere niente altro. Ha messo questa la copertina e quella la pagina dove ci sono i suoi lavori, che lui poi ha... come si dice? Ha sottolineato in giallo. E così ha messo tutti i cataloghi dove c'era la sua opera in un modo molto carino e molto d'impatto, no? E poi alla fine c'era il suo curriculum, così, però non l'ho più incluso. Avete qualche domanda sul PDF? Qualcuno di voi ha già un PDF o una cosa simile? Tu ce l'hai? E l'ho inviato alle persone, ti è funzionato? Più diretti per poter inviare, diciamo, l'invito a visionare il tuo sito, appunto, come giustamente dicevi. E in più sì, c'ho il sito web, pagina Facebook, sì. È un documento che c'è, molti galleristi vi chiedono un PDF, magari tu te fai lì per lì, però io vi consiglio di tenere uno fatto. Uno in italiano, poi se volete potete avere anche uno in inglese, no? E tenetelo lì già pronto, lo stesso, il nome del file deve essere Valeria Farile, PDF 2015, facile da riconoscere, ogni anno lo cambiate, lo aggiornate, e così se qualcuno vi dice mandami qualcosa del tuo lavoro, ce l'hai pronto, lo mandi subito, prima che si dimentichino di te, no? Ok, siamo arrivati al sito web. Che ore sono? Sono le 12, perfetto. Il sito web è indispensabile, ragazzi. Se non avete un sito web come artisti, siete invisibili. Non dovete pagare per forza un dominio, o non dovete per forza pagare uno. Potete iniziare con un blog, potete iniziare anche con una pagina Facebook, oppure con un servizio di hosting gratuito come c'è Wix, no? W-I-X, o c'era anche Behance, e c'era, sì, com'è? Gibdo? Gibdo. G-I-N-D-O. Ah, ok, non lo conosco, però va bene. Ah, perfetto. C'è anche DeviantArt, o c'era, non so se esiste ancora. Altri
Meglio sempre ovviamente il vostro dominio, perché scrivere wix.com/, no, così, cioè, poi lo scrivi sul tuo biglietto da visita, sul tuo curriculum, diventa una cosa, sembra poco professionale. Magari per l'inizio va bene, però dovete sempre puntare a un sito web. E ora i siti web sono davvero molto economici, un dominio può costare 20-30 euro l'anno, che non è nulla, cioè è un investimento davvero che vale la pena fare. Potete iniziare con un blog, comprate il dominio e lo fate sembrare un pochino più professionale, poi magari quando diventerete ricchi, famosi, no, avrete qualcuno che fa il sito web per voi e voi non ci pensate più. Però per ora, se non sapete farlo, iniziate un po' a guardare come si lavora con i blog, che sono di solito molto semplici. Vi consiglio per iniziare Blogspot o Blogger, che è quello più intuitivo. È abbastanza facile da gestire. Comprate il dominio e invece di avere blogspot.com/Valeria Faril, vi fa venire valeriafaril.com, no? Ed è molto più carino. Perché se no sembra che o questo non ha i soldi per comprarsi il sito, che anche se è vero la gente pensa, ma allora non deve essere tanto bravo perché non vende, no? Un po' l'immagine che fa la gente, oppure questo non è abbastanza bravo da pensare che ha bisogno di un sito, oppure peggio, lui non è interessato ad avere un sito, no? Quindi sempre meglio valeriafaril.com, punto, no? La gente sa dove può andare, eccetera, eccetera. È molto importante tenerlo aggiornato, perché non serve a nulla avere il vostro sito se poi è lì dal 2008. Quanta gente mi dice, ah guarda, c'è il mio sito, però non lo aggiorno dal 2007, no, allora non dirmelo, cioè non ci vado neanche, non mi interessa, no? Se vai lì e c'è il sito brutto, così, è importante tenerlo attivo, un sito web bello dove la gente vuole tornarci, cioè non è che vanno una volta e poi non ci tornano più, cioè vanno una volta e poi magari dopo 2 mesi dicono, ah ma questo sito era figo, no? E vogliono tornare per vedere se qualcosa è cambiato. Se voi avete aggiornato, se avete aggiunto un po' di più di informazione, quindi cercate di una volta ogni tanto tornarci, aggiornare, mettere, magari fare anche delle piccole promozioni. Può bastare solo il sito, però se vuoi avere il sito web con le tue immagini e poi vuoi avere un blog dove magari uso un linguaggio un pochino più informale e puoi scrivere ieri sono stata alla mostra, all'inaugurazione della mostra, metti qualche foto, c'è un po' più altre informazioni che non è solo sulla tua opera, ma anche più del contesto, diciamo, puoi avere sempre il blog. Se sei capace di tenere entrambi, perché cioè, se poi non gestirai nemmeno uno dei due, no. Però se puoi avere il sito web e puoi aggiornare il blog, sì, carino. È molto carino. A me è successo, per esempio, che cercando artisti per qualche mostra o così, magari ultimamente mi è capitato che mi hanno consigliato un artista fiorentino che è molto bravo, che non dirò il cognome, però si chiama Michelangelo, ed è un ragazzo, e mi hanno detto guarda il lavoro di questo artista, e io l'avevo già sentito. Quindi sono andata a cercarlo, non ho trovato nulla. Cioè trovi su Exhibart che ha fatto qualche mostra, però non vedi immagini, non vedi quanti anni ha, qual è la sua esperienza, che sta facendo adesso. Quindi sono stata lì 10 minuti a cercare questo Michelangelo Rossi, chiamiamolo, Michelangelo Rossi, e dopo un po' ho detto, no, cioè che fatica, no? Ho scelto un altro, perché non è che mi metto lì a fare la spia, no? A cercare di trovare il suo numero di telefono. Allora ho scelto un altro, lui non è stato incluso. Quindi anche se siete bravissimi così, avete sempre un sito web dove la gente può vedere quello che fate, può trovare i vostri contatti, dovete dimostrare che siete disponibili a fare le cose, che volete partecipare alle iniziative, che volete essere contattati, che volete fare delle mostre, no? Che vi interessa il vostro lavoro. E un sito web è una vetrina per questo, è una finestra per avvicinarvi al mondo. Quindi, questo permette alle persone ovviamente di cercare il vostro lavoro online, ma non solo alle persone di Puglia, questo vi dà accessibilità per tutto il mondo. Poi se avete un sito web e cercate
da dove vengono le persone che sono entrate al vostro sito web, questa parte è molto bella perché a me succedeva quando avevo un blog, va a vedere da dove viene la gente che ha visto il tuo blog, e avevo uno nel Budapest, uno Sri Lanka, uno in Cina, e dicevo, ma questa gente come è arrivata, no? A vedere il mio sito? È bello sentire che qualcuno dall'altra parte del mondo sta vedendo quello che fai te. Quindi, cioè, questo vi fa diventare universale, praticamente. Parliamo della creazione del sito web. Appunto, è sempre meglio comprare il dominio, quindi cercate, iniziate a cercare, anche se non lo comprate ora, quale potrebbe essere il vostro dominio, se del nome cognome.com, oppure c'è già qualcuno che ce l'ha, allora potrebbe essere nome cognome fotografo.com, no? Valeria Faril curatrice.com, oppure iniziate un po' a pensare come volete usarlo. È sempre intelligente, se avete pagina Facebook, blog, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, di usare sempre lo stesso nome. Cioè, se usate Valeria Faril Fotografa, per esempio, che il vostro sito web sia valeriafarilfotografa.com, che il vostro Twitter sia @ValeriaFarilFotografa, che il vostro Facebook sia facebook.com/ValeriaFarilFotografa. Questo per dare uniformità, è un consiglio di marketing, semplicemente. Perché se avete Valeria Faril Fotografa e poi di là c'ho Fotografa V, e poi di là un'altra cosa, cioè non ha la stessa, lo stesso impatto, diciamo. Si rischia di confondere. Sì, è meglio, la gente sa già... Sì, o la gente sa già, il suo Twitter è Valeria Faril Fotografa, il Facebook è Valeria Faril Fotografa, anche il suo sito web sarà così, no? È più facile cercarvi. Poi, quando avrete un sito web, assicuratevi che funziona uguale su tutti i browser, cioè su Chrome, su Safari, su Firefox, su... che altro c'è? Explorer... No? Perché a volte, soprattutto con Explorer e Firefox, alcuni si vedono, alcuni no. Questo è molto importante perché molte persone, soprattutto adesso usano o Mozilla o Explorer, no? Ora Chrome anche iniziano a usare, quindi andate a guardarlo da tutti e tre per vedere che si veda tutto per bene. È importante non chiedere alle persone che vengano al vostro sito web di registrarsi o di mettere delle password o di... No, cioè, io vado a vedere un sito e mi chiede di registrarmi, non mi registro, no? A meno che non sia Facebook. Però se è un artista che volevo vedere che cosa fa, così, e mi chiede la mia informazione, non lo faccio mai. Deve essere subito, no? Cioè, voglio vedere subito l'informazione. Evitate di usare i plugins, effetti speciali, musica, per favore, tranne il musicista, ovviamente, però... Non mettete musica, odio i siti che mettono la musica, che magari sei in un, che non sei a casa e apri il sito web e inizia la musica e non sai dove si spegne, no? Oppure semplicemente non ti piace la musica, non vuoi tenerla lì. Quindi musica no. Dovete dare l'attenzione al vostro lavoro. Ecco, evitate le grafiche complesse, evitate tutti gli effetti speciali, per favore, il cursor della fattina, oppure del pennello, oppure no, questo no, cioè davvero... Certo che esistono, sono orribili. C'è uno che c'ha, come si chiama la fattina di Disney in italiano? Trilli. Ogni volta che muove il cursor c'è, che va volando. No, questo, cioè a me sembra ridicolo, e non parla bene della vostra arte, quindi... Cercate di evitare questo, oppure gli emoticon sotto, tutte le pubblicità anche. Per quelli i servizi di hosting gratuiti non sono tanto consigliabili perché hanno molta pubblicità. Magari te entri a vedere il sito di questo artista e ci sono, avete presente le faccine, quelle che sorridono sotto, no? Con i cuoricini così, e distraggono e magari non fanno una bella impressione sul vostro lavoro. E pensate anche, sapete come usare le keywords? No? Sì. Allora, le keyword sono le parole che voi mettete nei vostri siti web, che saranno quelle parole che le persone cercheranno su Google. No? Per esempio, se voi mettete, fate un sacco di
pitture su Justin Bieber, sicuramente avrete molto più pubblico che viene al vostro sito, perché cercano tutte le ragazzine che vanno a cercare Justin Bieber, magari vedranno il vostro sito e andranno lì. Quindi ci sono persone, ci sono addirittura esperti, no? Persone che fanno questo di lavoro, che cercano di mettere sul vostro sito delle parole chiavi efficaci per portare più pubblico. Quindi cercate di usare, ok, non mettete Justin Bieber nel vostro sito così a caso, no? Però cercate di pensare un po' alle parole che usate. Magari se avete due alternative scegliete quella più comune, no? O che pensate che la gente cercherà di più per entrare al vostro sito web. Poi per l'impostazione del sito web, deve essere veloce, semplice, facile e organizzato. Chiunque entra nel vostro sito web deve capire subito dov'è, chi è l'artista, che tipo di arte fa e perché vale la pena restare in quel sito. Cioè voi avete solamente qualche secondo per riuscire a tenere le persone nel vostro sito, se no cambieranno. O andranno torneranno nel loro Facebook a controllare se hanno risposto al post, eccetera, eccetera. Quindi la prima immagine deve essere abbastanza attraente da far sì che la gente ci resta. Avete, credo, 7 secondi, mi sa che c'è uno studio su questo, no? Sì? Perché te l'avevi sentito? Quindi cercate di essere immediati. Non mettete Valeria Faril, le parole che si creano da sole, salta intro, no, no, cioè non, questo no. Meglio subito, nome, cognome, la galleria d'immagine, eccetera, eccetera, ora parliamo di che cosa deve avere. Io vi consiglio di guardare i siti web delle gallerie, ma delle gallerie quelle più importanti a livello nazionale o internazionale, perché potete ispirarvi a come loro gestiscono le immagini e gli artisti. Loro hanno studi di mercato, no? Loro cercano di vendere, quindi mettono sempre un'impostazione molto semplice, molto immediata, che valorizza l'opera degli artisti. Cercate di copiare qualche elemento. Ora va di moda tutto il sito web bianco, no? Col nome, cognome, tutti i testi in grigio o nero, e con l'immagine, tutto molto minimalista, è quello che va di moda da, non so, da 10 anni direi. Poi magari cambierà, però adesso è così come si usa. Andate a vedere, davvero i siti delle gallerie sono tutti così. Vi consiglio di farlo così, però se voi volete usare altre cose, una cosa un pochino più colorata, va bene. Dopo si può anche fare, se c'è possibilità di vedere anche... Sì. Vi ho portato qualche foto, perché mi avevano detto che a volte non arrivava bene l'internet, quindi vi ho fatto qualche screenshot di alcuni siti web, però se ce la facciamo andiamo a vederli. Ok, gli elementi che devono avere sono... Sì, è quello. Una biografia, c'è un paragrafo che spiega chi siete, da dove venite, da quando fate arte, eccetera, eccetera, una cosa breve, più sintetica, più amichevole del curriculum, diciamo. Una galleria di immagini. La galleria di immagini potete scegliere farla magari a griglia, no? Cioè sul home mettete la griglia con tutte le immagini e magari quando la gente mette il cursor su un'immagine, l'immagine si ingrandisce. Oppure un nastro che scorre con tutte le immagini. Vi consiglio di non fare alla gente aprire ogni immagine e poi chiuderla e poi aprire un'altra e poi chiuderla, eccetera, eccetera. È meglio se mettete una e poi la gente piglia sulla freccetta, no? E le fa scorrere. Scusate, ho bisogno di... Qualcuno ha... Ah, eccolo. Ok. Ogni pagina del vostro sito web deve avere il link per tornare sempre al home, no? Cioè perché cercate di non fare alla gente fare un percorso e poi dover tornare indietro, no? Con la freccetta, dover
tornare indietro, quindi ogni pagina deve avere sempre home, contatti, tutto il menu dei link per potersi muovere facilmente. Nel momento in cui qualcuno si sente perso nel vostro sito web, gli fa fatica e va via. La gente è molto esigente, ragazzi, cioè dovete dare tutto proprio in un il pacchetto più semplice possibile, no? Dimmi, microfono. Scusa, scusatemi se rompo, ma se no non vi sentite, non vi sentono. No, non posso. Si era acceso. Nella galleria immagini è meglio dare un ordine cronologico o no? Allora, potete scegliere se organizzare le vostre opere, per esempio, in serie oppure in anno. Se scegliete di farlo in anno, è sempre meglio mettere quello più recente prima. Perché la gente vuole sapere che cosa fate ora, non che cosa avete fatto 3 anni fa. No? Se qualcuno vuole chiederti un quadro o una scultura a commissione, vuole sapere qual è il tuo stile adesso, non com'era prima, perché adesso non sarai più capace di farlo così magari. Quindi comunque i lavori vecchi magari dopo un po' di anni si possono togliere? Sì, assolutamente si possono togliere, sì. Eliminare e poi lasciare. Assolutamente sì, e ora parliamo anche di quello, non so... Adesso vi parlo delle immagini. Sì. Scrivete e postate solamente sulla vostra arte. Non mettete le foto del vostro cagnolino, non mettete l'immagine dell'inaugurazione della mostra del vostro amico. Ecco, per questo sarebbe utile il blog, per esempio. Non per il cagnolino, ma per l'inaugurazione. Se siete andati a un'inaugurazione, eravate lì con altri artisti, eccetera, eccetera. Sul sito web, solo sulla vostra arte. Cercate di usare poco testo, perché appunto torniamo sempre sul problema che la gente non vuole mai leggere nulla, no? Su uno schermo. Però non eliminate il testo del tutto, perché allora la gente che vi cerca su Google non vi troverà, no? Dovete avere comunque qualcosa. E l'informazione di contatto, che sia semplice, che sia disponibile, che sia facile da usare. Non mettete quei orribili moduli che la gente deve riempire per scrivervi un messaggio. E poi io non lo faccio mai, io quando vedo quello penso, ma nessuno lo legge, no? Fa un po' quell'impressione che non sai dove sta andando il tuo messaggio. Mettete la vostra mail. Cioè, non avete paura della privacy così. Meglio cancellare 1 o 2 mail magari che non vi interessano. Però è più importante dare l'impressione che siete disponibili a lavorare. Magari gli artisti più famosi, così, non è che la mettono, non esiste damonhirst@gmail.com, o magari esiste, però non lo sappiamo, no? Cioè lui avrà un manager, eccetera, eccetera. Voi mettete la vostra mail, mettete, se volete, il vostro telefono, ma quello anche no, non so. Sì, secondo me basta la mail, no? Se avete uno studio, magari un posto dove lavorate o così, potete anche mettere l'indirizzo, no? Per esempio, se no non importa, basta la mail. Il sito web, se lavorate con una galleria, mettete sempre il link della galleria, perché cioè, le persone devono comprare la vostra arte attraverso la galleria. E basta, fate una cosa semplice. Poi per i testi, appunto, lasciate i testi molto brevi, massimo 300-400 parole. Già, per esempio, ora che abbiamo visto il PDF di quel ragazzo che ha fatto l'introduzione dei suoi lavori su carta, direi massimo, no? Quella quantità, perché più di quello non... Appunto, se la gente è interessata vi contatterà e potete mandare più materiale, no? Potete scrivere anche sulla parte di contatto. Se volete più materiale, scrivetemi, no? Sì. E quindi potete mandare il PDF, potete mandare cataloghi, interviste, eccetera, eccetera. Sul sito web, no. E per le immagini, è importante mettere l'immagine della misura giusta. Cioè, non mettete un'immagine che è più grande dello schermo, perché allora la gente non potrà vedere
l'opera nella totalità dovrà scorrere in alto, in basso, e, no? E, qui non ho le misure dello schermo, però mi sa, qualcuno le sa? Le misure, mi sa che sono 700 pixel, cioè lo trovate su Google, 700 x 900 pixel, più o meno, no? Degli schermi, non fatelo più grande di quello. O controllate semplicemente che si veda bene. Che non siano troppo pesanti, perché poi quando entro in sito web inizia a caricare l'immagine, no? E te sei lì ad indovinare, ma è un occhio, è una mano, è un gatto, è un, no? Vai via. Allora che siano poco pesanti, in modo che quando entri nel sito web si vede subito che cos'è. Uniformate le dimensioni un'altra volta, cioè sia o per lunghezza o per larghezza, che siano più o meno tutte uguali. Le fotografie fatte bene, è importantissimo. Scusatemi se ve lo ripeto, ecco. Però è molto importante. Se voi non fate delle foto molto belle, chiedete a un amico di farvele. Se avete un amico fotografo, potete fare uno scambio. Magari lui vi fa le fotografie delle vostre opere o fa la fotografia vostra, se volete mettere una foto vostra sul vostro sito, e voi, non so, gli date un disegno o qualcosa, no? Si possono fare scambi tra artisti sempre. Non mettete tutte le opere che avete fatto. Per favore evitate di mettere quel disegno che non è finito perché vi stava venendo fighissimo. Non mettete il lavoro che avete fatto all'accademia perché è bellino. No, no. Cioè, mettete solamente quelle più importanti e quelle più recenti. Cercate anche di non mettere opere che avete già venduto. A meno che non sia bellissima o che sia molto importante, però se l'avete già venduta non metterla sul sito, perché allora non ha senso. Se qualcuno va sul sito e dice ti voglio comprare quest'opera, ah no, mi scusi, ma è già venduta, non ha senso, no? Mettete immagini dei lavori che vi rappresentano. Cioè, se voi siete fotografi, non mettete un disegno, perché allora sembrerà che non siete sicuri su che cosa volete fare, eccetera, eccetera. O se voi fate arte astratta, non mettete i lavori di una volta che facevate arte figurativa, se non lo fate più. Perché magari qualcuno dice, a me piace quel quadro di arte figurativa, e voi dite, ma come, ma io sono astratto, allora perché l'hai messo nel tuo sito, no? Mettete le didascalie in ogni opera. È importante mettere le misure, perché poi magari la gente pensa che è un quadro così, quando in realtà è molto grande. Il titolo e l'anno e la tecnica. E se volete mettere altre immagini, appunto immagini di opere più vecchie o non finite, o che magari sulle quali state lavorando adesso, potete mettere un link a un altro sito o un PDF che si può scaricare con altri lavori. Però è meglio non tenerlo lì, assieme a quello che fate adesso. Qualcuno di voi ha già un sito web? Anche te? Te c'è il microfono più vicino, quindi raccontaci un po'. Allora, come dicevo prima, io ho un sito... Si sente? Sì. Il mio sito va da Jimdo. E questo è un sito gratuito. Uh-huh. L'ho scelto perché mi sembrava molto semplice, non aveva pubblicità, non aveva nient'altro se non quella dove indicava iscriviti anche tu a Jimdo, ma è messo all'angolino, quindi mi andava molto bene. Nel mio sito ho messo un'immagine più grande di un particolare dell'opera con il mio nome. Mm-hmm. Quindi una parte intestata, insomma, la parte più in alto. E poi ho elencato, quindi subito sulla prima pagina c'è delle immagini di sempre particolari delle mie opere. Al lato, è molto semplice alla fine, al lato c'è
works, quindi lavori, quindi si va dentro e si vedono in carrellata tutti i lavori. In inglese? È in inglese? No, in italiano. Ma works? Ho scritto il menu. Sì, sì, sì. Quindi con tutti i lavori, sempre, come dicevi tu, ogni lavoro, ma in poi l'impostazione che dava questo sito, che a me è piaciuto molto perché era molto semplice e molto d'impatto. E qualcuno, ti voglio fare una domanda, qualcuno si è avvicinato a te tramite il tuo sito? Sì, sì. Qualcuno si è avvicinato perché è andato ad una mostra, ad una collettiva, ha visto i miei lavori lì e quindi l'ho saputo perché mi ha contattato tramite il sito. Io in realtà nella mia pagina iniziale ci sono i miei contatti, quindi ci sono la mail, i miei contatti, quelli più rapidi. E poi è una pagina preimpostata che è quella di Jimdo, dove mi dice contatta l'artista o contatta, insomma, e mi hanno contattato di lì. Quindi, voglio dire, probabilmente dalla mostra è piaciuto qualcosa e quindi di lì poi sono andati e mi hanno poi inviato i messaggi, complimenti, vabbè, roba così. E lo tiene aggiornato? E ogni volta che faccio una esposizione, che faccio un qualcosa, un progetto, almeno ci provo, insomma, perché non è facile in realtà. Mi rendo conto che certe volte effettivamente ci dovrebbe essere una persona che fa quel tipo di lavoro, che dovrebbe curare questi aspetti. È sempre meglio, cose. Perché poi sono molto più bravi di noi. Però. Sì, però probabilmente non sono arrivata forse a quel livello, cioè non sono arrivata al punto di far curare il sito. Ecco, perché lo curo io con i miei tempi, chiaramente, però perché... In realtà io dovrei per prima di tutto dovrei lavorare come artista, non come curatore della sito. Sì, no, basta aggiornarlo magari ogni mese, così quando hai qualche immagine nuova vai lì 10 minuti, lo inserisci, basta. Sì, sì. No? Già che hai il sito costruito è facile aggiornarlo. Sì, sì. Quello che ci prende più tempo è iniziare a farlo. No? Sì, una pagina dove c'è una breve biografia e un'altra dove ho fatto un elenco. Quindi il curriculum vitae, cioè, è una pagina, cioè, È l'indirizzo? Magari dopo andiamo a vederlo. Sì, www.luisavalenzano.gimdo.com. Gimdo è necessario perché è gratuito, sì, ma abbastanza, però è molto semplice. E quindi alla fine mi andava bene, quindi infatti è per questo che dicevo, ero curiosa di capire in cosa io sbaglio o in cosa può andare bene, insomma, nel mio sito, che poi magari compro, insomma, c'è la versione pro in Gimdo, poi si può scegliere anche questa possibilità e quindi se miglioro questo sito posso anche pensare di pagare all'anno quello e renderlo più professionale. Ok, volevo fare una domanda. Secondo voi si mettono i prezzi sulle opere dei siti? Io non ho mai messi. No. Ok. Anche secondo me no. Magari mettere nella parte di contatto per informazione e vendite, no? Cioè per dire alla gente che comunque sono in vendita, magari dare un po' una spinta, no? Per chiedere più informazioni, eccetera, eccetera. Però sì, non è considerato di cattivo gusto mettere il prezzo. No, nel PDF neanche, perché il PDF è più per curatori, non è per gente che vuole comprare, perché siccome non c'hai tutti i tuoi lavori lì, magari ogni volta che si manda o ogni volta che indirizzi a qualcuno al tuo sito puoi aggiungere un commento e dire se ti interessano i prezzi dimmelo, te li mando, no? Però meglio non includerli. Io ho visto magari qualche volta dove c'è scritto sotto opera collezione privata, quello magari si può mettere. Sì, collezione privata sì, perché vuol dire che non ce l'hai te, vuol dire non chiedetemela perché non è più mia. È più discreta come cosa. Però appunto sul sito web meglio non metterlo, perché se non ce l'hai te, l'hai già venduto e non è più disponibile. Non... Sì, no, io non la metterei, a meno appunto che non sia un'opera davvero bella, davvero importante, oppure sia parte di una collezione importantissima e ci tieni tanto a metterla nel tuo sito web, ma altrimenti no.
Voglio sentire te, sì, sovedami il microfono, come Maria De Filippi. Sì, niente, mentre si stava parlando effettivamente stavo cercando di analizzare mentalmente il mio sito, cioè per verificare se effettivamente corrispondesse un po' a tutti questi parametri. Vabbè, il mio sito è www.mariagraziacarriero.com, cioè inizialmente avevo Winx, però dato che il problema poi del titolo diventava Wix / Maria Grazia appunto, bla bla bla, allora poi dato che c'ho un amico che è web designer, allora praticamente mi ha fatto questo favore e mi ha creato un sito web a un prezzo proprio stracciatissimo e mi ha dato diciamo le indicazioni per poter poi apportare tutte le modifiche necessarie senza andarle a rompere le scatole. Niente, il sito è molto semplice, diciamo che appena accedi c'è un'immagine pop-up di un dettaglio di un'opera, in modo tale che la prima immagine che il fruitore abbia sia comunque subito un'immagine, senza poi aspettare di entrare e cliccare works, scegliere dove deve andare. Quindi insomma ho pensato di fare questa cosa qui. E poi nella home c'è in alto a destra nome e cognome con un altro dettaglio dell'opera, è tutto bianco ovviamente, tutto in grigio così molto minimale come si stava parlando, lo stesso modello è poi applicato anche al portfolio e forse l'unico dubbio che mi resta in merito alla strutturazione del sito è il fatto che comunque ci sono tutte le opere. Cioè non tutte e tutte, però diciamo una buona parte. Ma sono tante? Il numero? No, non sono tantissime. In realtà cioè, le ho suddivise anche per generi, per ricerche, no? E quindi diciamo nello scorrimento delle pagine ci saranno 4 pagine all'incirca. Nella prima schermata in Works ovviamente ci sono quelle più recenti, e poi man mano quelle più vecchie, quindi se poi qualcuno proprio vuole andare a ritroso e guardare le cose un po' più datate magari poi ci arriva. E poi c'è la bio, press, quindi tutti gli articoli, la bibliografia, cioè ci sono sia le immagini sia i link dove puoi andarli a guardare e poi c'è una serie di nella bio ho inserito prima dello scritto una video intervista, perché avevo una video intervista e ho detto magari una persona non li va di leggere. È un testo? Come? È un file di testo? No, è un video. Ah, okay. È una video intervista in cui io spiego, diciamo, la mia poetica relativa una buona ad idea. Una cosa. E quindi magari una persona non li va di leggere, clicca play e mi sente e mi vede parlare della, è un'ottima idea. Della ricerca. Mentre giù c'è poi tutto scritto. E poi in un'altra pagina, sempre tra press e tutta questa roba qui, ho inserito i testi critici, quindi ho preso delle citazioni su testi critici che magari hanno scritto sul mio lavoro e l'ho inserito in modo tale che magari se uno vuole approfondire e sentire diversi pareri, diverse chiavi di lettura. Sì, 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 appunto a questi elementi di cui abbiamo parlato voi potete aggiungere press, no? Cioè tutte le altre cose che volete fare. Far vedere, diciamo. Sì. Poi ripeto, è molto semplice, molto. Cioè. E ti serve? Senti che arriva più gente. Sì, diciamo che poi la cosa. Anche perché noto che poi successivamente ad alcune mostre c'è un incremento di visualizzazioni. Perché magari la gente legge il nome e dice ah ok sta facendo questa cosa o che ne so ha vinto questa cosa, andiamo a vedere che fa. E quindi poi è bello anche vedere quello che stavi dicendo tu prima a proposito dei luoghi da cui aprono il tuo sito e vedere anche quanto tempo ci restano, perché poi il sito ti dà l'opportunità di poter vedere quanti secondi, quanti minuti ci resta e su quale argomento ci resta, se è su Works, sugli articoli, se è su tutto e il resto. E dice anche come sono arrivati, no? Cercando quale parola su quale Google, parola, sì. Che a volte è ridicolo perché di solito le parole che cercano è, non so, arte, Puglia, no? E così sono arrivate al tuo sito, ma a volte alcune sono
Cane Blu, che diceva, io, no? Come sono arrivata al mio sito tramite Cane Blu, però questo è interessante perché vi fa capire come, che cosa cerca la gente quando vi trova. Allora potete cercare di sfruttarlo in qualche modo. Se loro cercano, se vedete che un sacco di gente sta arrivando perché scrivono Nutella e voi avete fatto una pittura su un barattolo di Nutella, ah ok, allora questo magari ci scriverò un po', lo metterò su Facebook, così cercate di sfruttare quello un po' di più perché vedete che è quello che attrae più gente. Okay. Ed è importante, già che avete un sito, scrivetelo dappertutto, ditelo a tutta la gente. Se avete Facebook, mettete ho aggiornato il mio sito, guardatelo, mettete il sito. Se avete Pinterest, Twitter, nel vostro profilo, mettete il vostro sito. Mettetelo vabbè, sul biglietto di visita, mettetelo ovunque. Cioè deve essere la vostra presentazione. Sì. No, anche perché cioè, praticamente la cosa comoda del sito web è che ogni modifica che tu puoi fare, aggiornamento o inserimento di immagine, automaticamente si dirama su tutti i social, quindi automaticamente dalla prima inserisci un'immagine nuova di un tuo nuovo lavoro, automaticamente poi la condividi su Pinterest, su Twitter, su Facebook, cioè quindi basta un'unica interazione per poi spargersi su tutti gli altri social, senza stare poi lì, prima vai in Pinterest, poi vai in LinkedIn, poi vai lì, invece tu lavori sempre solo dal sito e poi dal sito si dirama poi tutto il resto. Sì. Ok, ho fatto qualche screenshot ad alcuni siti che mi sono sembrati interessanti. Questo è Andrea Senone, è un artista di Bolzano. Lui fa delle sculture in legno, molto belle secondo me. C'ha questo sito che tra l'altro è nuovo perché questo è andreasenoner.com. Prima era senonerandreas.com, l'ho cambiato, l'ho aggiornato tutto. Questa è la parte della galleria di immagini. Lui lavora con la griglia. Allora, quello che succede è che quando voi mettete il cursor su un'immagine, l'immagine si ingrandisce e da lì c'è la freccetta, potete andare a vedere tutte le altre immagini col dettaglio e la didascalia. No? Come potete vedere è bianco, è semplice, c'è il suo nome come quasi tutte, in alto a sinistra. Poi c'è Home, Selected Work, Impressions, che deve essere le rassegne che hanno scritto su, cioè tutti i testi che hanno scritto su di lui, la sua biografia, poi About, un po' di informazione su di lui, e poi contatti. Lui lavora con la Galleria Biagiotti, quindi se è rappresentato una galleria, per forza deve mettere i contatti alla galleria e non i propri, per una questione di etica, diciamo. Ma già è molto bello da vedere, no? È molto piacevole. Cioè non, anche se non si vedono subito le opere, magari non si vedono i dettagli, quando uno entra qui, a me mi viene voglia di andare a vedere le immagini, no? Anche a voi? Questa è di una mia ex studentessa, Lourdes Villagomez. È una ragazza che lavora con molto colore. E lei, il suo logo, il suo brand, diciamo, è quello lì, del suo nome scritto con quel font, lo ripete sempre sul suo biglietto da visita, sul portfolio, ha fatto delle cartelle, ha fatto i fogli intestati, no? Col suo font, su cui scrive, non so, magari le fatture, ogni volta che vende, eccetera, eccetera, è una cosa che ripete sempre dappertutto. E poi lei c'ha Home, About, la galleria, poi un link, lei non ha un curriculum molto lungo, quindi lei ha scritto semplicemente le mostre che ha fatto, ha scritto un link e ci sono 4-5 mostre che ha fatto, ognuno con una fotografia della veduta della mostra, diciamo, e i contatti. E lei c'ha invece la galleria che scorre le immagini e sopra, no, si vedono più grandi e cliccandoci sopra c'è la didascalia. Funzionano entrambi, no? C'è qualcuno che vi piace di più? Secondo me vanno bene entrambe, no? Magari quell'altra, quella griglia, ti fa venire un'idea più immediata di tutte le opere. Queste sono piccoline. Sì, è vero. È vero. Sì, perché queste sono in effetti molto, molto forti. Qua vi ho messo invece quella di Loris Cecchini, che è un artista un pochino più affermato.
lavora per la Galleria Continua, lui invece ha scelto il bianco sul nero. Di solito è meglio scrivere nero su bianco perché è più facile per gli occhi. Questo dopo un po' inizia a dare un po' di noia, soprattutto se i testi sono un po' più lunghi, però va bene, se si vuole creare un po' di impatto va bene. L'importante è che non sia bianco su rosa o bianco su celeste, che allora diventa impossibile di leggere. È anche importante che il font, scegliete un font che sia leggibile. Quello che diciamo che i grafici preferiscono è sempre Helvetica. No? E non so perché è molto leggibile ed è un po' cool, però potete sempre restare con un Arial, un Times New Roman, eccetera, eccetera, una cosa che sia semplice. Niente Comic Sans, per favore, o altri del genere. E lui mi sembra un sito molto elegante e molto bello, con il link dei menu è grigio e quando si clicca su uno diventa bianco. C'è un'immagine dove c'è lui. Io consiglio di solito non mettere l'immagine dell'artista così, no? Perché un po' ti viene da ridere quando lo vedi. Meglio se volete mettere un'immagine vostra, ecco, appunto una cosa del genere, oppure l'artista lavorando nello studio, oppure te, l'artista, non so che cosa suoni. Allora magari un dettaglio della mano sulla, no? Sulle tastiere, eccetera, eccetera, perché se uno fa così o mentre suona o mentre dipinge così diventa un po', no? È un po' ridicolo. Quindi meglio sempre un dettaglio, una cosina un po', non da tessera, da fototessera, diciamo. E poi lui qui, ecco, che lì non si vede tanto bene, vero? Sì, lui ha incluso questo link resources, cioè risorse, sotto non si vede, ma quel link apre un altro menu dove c'è la biografia, ci sono i cataloghi dove è stato incluso, poi un altro link appunto per le interviste e i testi che sono stati fatti su di lui, un altro per tutti i video e poi link sicuramente dei blog e di altri siti dove è stato nominato. Quindi mi è sembrata interessante questa parte delle risorse, no? Dove la gente può sapere un po' di più. Magari a te quella parte dell'intervista va bene, nella parte di About, se tu avessi altre cose simili si potrebbe mettere in un link separato. No? Ecco, questo sito, ma anche questo, di questa ragazza che è un'artista davvero emergente, lei, cioè, 2 anni fa non dipingeva, lei ha studiato... mi sa design, sì, lei era una grafica, mi sa, e 2 anni fa è diventata pittrice, quindi il suo curriculum non è molto lungo. E lui invece che è un artista di livello medio, cioè è giovane, però ha già una galleria, quindi vende sempre nelle fiere, eccetera, eccetera. Tutti e tre i siti mi sembrano abbastanza attraenti, semplici, si capisce subito chi è, che cos'è un artista, che tipo di arte fa, no? Mi viene voglia di andare a sfogliare la galleria. Questo già dal sito si vede che è un artista di un altro livello, no? Scusa, li vedi? Non so se ti copre. È molto elegante, è molto, si vede che, no? È un po' più anche magari grande come età. E questi siti parlano di loro. Quindi voi dovete cercare quello anche, che il vostro sito vi rappresenti. E che sia bello, che sia piacevole agli occhi. Ora viviamo in un'era dove tutto è immagine, no? Quindi approfittate di quello. Avete qualche dubbio sul sito web? Ok. E finiamo con l'ultimo elemento di cui vi volevo parlare, che è il biglietto da visita. Ecco, il biglietto da visita è uno strumento sul quale trovo che gli artisti sono molto ancora prevenuti, no? Anche io magari alcuni anni fa dicevo, ma biglietto da visita mi sembrava una roba da avvocati, no? Da ingegneri, così. In realtà è utilissimo. Cioè io da quando ho il biglietto da visita, davvero le mie public relations sono cambiate, ve lo consiglio tantissimo perché il biglietto da visita
vi fa, come ve lo posso dire, fa che i contatti siano più veloci e più efficaci tra le persone. Quello che succede, per esempio, voi siete in un evento sociale, siete in una inaugurazione, una festa di qualcuno, eccetera, eccetera. Qualcuno vi dice, ma te che fai? E te dici, io faccio la pittrice. E poi ti dicono, che cosa dipingi? E te c'hai già il tuo testo dell'artist statement, no? E dici, faccio questo, questo, quest'altro. Ah, figo. E ti dicono, lo posso vedere da qualche parte? E te, sì, c'ho il mio sito, valeriafaril.com. Aspetta, ti do il mio biglietto di visita. Perché se io dico valeriafaril.com o valeriafaril.blogspot.com, ah, ok, dopo 5 minuti non lo ricordano più, no? Cioè, anche se è molto semplice, poi vanno a bere un altro bicchiere di vino e ciao. Se voi date a loro, ah, guarda, ti do il mio biglietto di visita, loro lo mettono nel portafoglio e magari non lo vedono quella sera, però poi quando stanno controllando il portafoglio o lo riaprono per pagare qualcosa, lo ricordano, lo ricordano, lo ricordano, lo vedono sempre lì. Voi restate nella loro testa, no? E poi c'è anche una dinamica che è molto interessante col biglietto di visita. Se qualcuno di voi ce l'ha, sicuramente l'ha già vissuto. Quando voi dite, aspetta, ti do il mio biglietto di visita, tutti quelli che c'era un biglietto di visita lo tirano fuori pure. E quindi c'è uno scambio di informazione. Cioè, te lo tiri fuori e magari l'altro dice, aspetta, anche io te lo do. Sempre. E allora voi date a loro la possibilità di vedere il vostro lavoro, ma loro danno a voi anche l'opportunità di inserirli nella vostra mailing list. E quindi ogni volta che fate una mostra, ogni volta che fate qualcosa di importante con la vostra arte, voi avete già il suo contatto o il loro contatto per mandare l'informazione e continuare questa tac, 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 sono artista, ricordati di me, ricordati di me, ricordati di me. E quindi quando voi vi danno il loro biglietto di visita, vi stanno dando il permesso di usare i vostri dati, i loro dati, no? Quindi voi tutti i biglietti di visita che raccogliete, li mettete in una scatolina, tornate a casa e li mettete nella vostra mailing list, di cui si parlerà anche, no? E quindi loro vedono il vostro sito, ma anche poi riceveranno più informazioni su di voi. E questo è già molto diverso a dire, ah, valeriafaril.com, ciao, no? E poi il giorno dopo non sanno più chi siete. Quindi fate i biglietti da visita, può essere anche un'esperienza divertente perché dovete scegliere la grafica, dovete scegliere il formato, ci sono anche cose gratuite. C'è per esempio moo.com, moo.com, vi fa fare, mi sa, i biglietti da visita gratis, però con il loro moo.com scritto, no? Anche, sì? Gratis? Vista print. Sì, e poi pagando, no? Lo tolgono. Oppure c'è Pixar Printing, anche loro c'hanno. Ogni tanto fanno delle offerte che ti fanno 500 biglietti da visita a 50 euro, una cosa del genere. Sono biglietti da visita molto sottili, però cioè, anche per iniziare o per avere qualcosa è utile. Quando avrete scelto un design, il vostro brand, quello che avete usato per il portfolio, per il sito web, ripetetelo sempre sul biglietto da visita, stampate almeno 300 e portateli sempre, cioè portate almeno 10 nel vostro portafoglio, nella vostra borsa, così, e cercate di darli a chiunque. Usatelo come un po' un esercizio, no? Perché magari all'inizio ti vergogni di tirare fuori il momento opportuno di tirare fuori il biglietto di visita, magari la gente è già andata via, così, però cercate di darli davvero a tutti, cioè al supermercato, alla posta, alla vostra amica che passeggia sempre il cane nello stesso parco di voi, così, no? In qualsiasi occasione che trovate, date biglietti a visita, perché più biglietti a visita date e più state aumentando la vostra visibilità. E quel biglietto a visita c'è al vostro sito web, dove la gente andrà a vedere e capirà più su di voi, eccetera, eccetera, no? La stessa cosa che col sito web, cercate un font che sia leggibile e chiaro,
Potete usare un font interessante, magari una cosa un pochino più calligrafica, però che sia leggibile. E non esagerate, non fate una cosa troppo barocca, no? È sempre meglio i testi scuri sullo sfondo bianco, però dipende dal design, potete fare anche i testi chiari sullo sfondo scuro oppure una cosa un pochino più creativa. Non mettete i link impensabili, questo sempre parlando del sito web, tipo /n3d-, no? Per questo è sempre meglio avere il dominio, basta. Non mettete il vostro indirizzo di casa neanche, basta mettere nome, cognome, poi potete mettere artista, però alcuni artisti si sentono un po' a disagio mettendo pittore o artista, non sanno come definirsi, quindi lo potete evitare. Secondo me nome, cognome, mail, telefono e sito web, basta, sì. Se poi volete mettere un'altra informazione potete, però secondo me con questo basta. Io non consiglio di mettere miniature dei vostri lavori sui biglietti da visita, perché secondo me non si riesce ad apprezzare l'opera e la rende un pochino ridicola, così piccolina. Se ci tenete a mettere qualcosa del vostro lavoro, mettete un dettaglio, una cosa ingrandita magari, oppure, che ne so, una pennellata in particolare di un quadro, una cosa del genere, però no, cercate di non mettere il quadrettino così piccolino, la sculturina, perché non viene bene, non state dando valore alla vostra opera. Chiedete feedback, come con tutto il materiale di cui abbiamo parlato oggi, ai vostri amici, se avete qualche amico che sia un appassionato del design, o qualcuno che fa grafica, o un altro artista, chiedete a loro che cosa ne pensano e poi stampateli. Cercate di stamparli su un foglio ad almeno 300 grammi, che sia un pochino rigido. E pensate anche alla praticità dei biglietti da visita. Non fate biglietti da visita così grandi, nemmeno così piccoli. Ora vanno di moda quadrati, no? Che vanno bene quadrati, però che siano della misura giusta. Quelli tradizionali sono 9x5 cm, cioè che ci stanno bene nel portafoglio, no? Non una cosa che si perde. Non fate i font minuscoli, non fate i font troppo grandi, non fatelo troppo grosso perché magari non ci sta nel portafoglio, eccetera, eccetera. Ma la cosa più importante del biglietto di visita è che è la prima impressione che ha la gente su di voi. Quindi più bello è e più avranno voglia di andare a vedere il vostro sito o di continuare a conoscervi. Quindi pensateci un pochino al design. Se il vostro lavoro, per esempio come quello della ragazza che ha fatto tutti i quadri colorati, no? Magari cercate di fare un biglietto di visita che è così colorato, no? Se non siete sicuri, è meglio sempre restare su una cosa minima, il bianco e nero, elegante, no? Diciamo, però se no potete comunque esprimere un po' il vostro stile. Vi ho portato su Google, su Pinterest e sui siti di design, trovate un sacco di disegni bellissimi, di biglietti da visita, vi ho portato giusto due o tre. Questo per esempio, Mystic Artists, è un collettivo, è bello, no? C'ha un font che si capisce, però ha un qualcosa in più, è semplice e chiaro, però non è noioso. No? Ha scelto i due colori che vanno bene assieme, cioè si capisce bene tutta l'informazione ed è bello. Questo è più divertente, no? Per esempio, I Do Art Motherfuckers, ti fa anche ridere un pochino, c'ha un disegno un pochino più particolare, ti fa capire più o meno che cosa fanno. Ti fa venire un po' di voglia, no? Di andare a vedere il loro sito, perché già se il biglietto da visita riesce ad essere così creativo, allora che cosa può fare questo artista? E questi altri due, questo che è fatto è personalizzato con gli acquarelli, cioè si è fatto stampare il biglietto da visita, poi ognuno ci ha messo un po' di acquarelli, quindi ogni biglietto di visita è diventato una piccolissima opera d'arte, no? E ti viene voglia di tenerlo invece di buttarlo, perché già sai che l'artista lo ha fatto a mano, eccetera, eccetera, è più bello. E poi quello là che ha i buchi per tenerlo come se fosse
la tavolozza. Anche quello là, magari se te sei in una festa, qualcuno tira fuori il biglietto da visita, te lo vedi, poi dici, ehi, vieni, vieni a vedere questo biglietto da visita, lo fai vedere alle altre persone, quindi già il vostro messaggio non è arrivato solo a una persona, ma a tutti i suoi amici pure. E anche questo, riuscite a vedere? C'ha i tagliettini in modo che si può piegare come se fosse un cavalletto. Sì, questi sono davvero fantastici, sono molto belli. Si possono copiare anche le idee, se volete. Cioè non, questi l'ho trovato su Google. Questo sarà un po' più caro perché per fare i buchini, no? Però pensateci per bene al vostro biglietto di visita, magari la prossima volta che ci vediamo scambiamo tutti i biglietti di visita. Mi sa che è ora, sì, è l'una. Ci vediamo domani, continuiamo con altre informazioni, si parlerà un po' più del mondo dell'arte, sul ruolo dell'artista, del curatore, del gallerista, eccetera, eccetera, e di altre risorse che possiamo usare per promuovere i vostri lavori. Ok? Grazie a voi. Grazie. Dicevo, la pausa è di un'ora e mezza, quindi ci vediamo alle 14.30 per proseguire con Alessandro Raveggi, che è qui per chi volesse farsi un'idea. E niente, buon appetito.